ringrazio chi mi ospita, Fabio Bolognini, mi ha presentato, che conosco ormai abbastanza bene da più di un anno, e anche voi che vi siete scomodati per venire fin qui ad ascoltare un tema che non è facile e che ci costringerà anche a volte ad affrontare delle questioni piuttosto complesse, che spero che non saranno troppo noiose, anche se in fondo magari sarebbe un buon risultato di far vedere che si tratta di qualcosa di noioso. Allora vorrei introdurre il nostro tema con delle parole pronunciate nella loggia Sabazia di Savona nel 1969 dal gran maestro di allora del Grande Oriente, Giordano Gamberini, che era anche vescovo della chiesa gnostica col nome iniziatico di Julianus. Queste parole confermano quanto il nostro amico Bolognini ha appena detto. La massoneria, diceva il Gran Maestro, ha un solo modo di vincere: quando il mondo profano, cioè quello non massonico, accoglie i suoi principi, quando questi divengono patrimonio definitivo e inalienabile dell'intera umanità. E la conclusione della frase è ancora più importante: quando anche gli avversari si contraddicono e li professano come propri, cioè quando anche coloro che si dicono e pensano di essere avversari della massoneria fanno propri, senza rendersene conto, i principi della massoneria. Allora, voi sapete, c'è la famosa scenetta di Peppino e Totò che, recandosi dal sud a Milano, hanno sentito parlare della nebbia, e allora, trovandosi nella città, sono immersi nella nebbia e si dicono: ma tu la vedi questa nebbia? Io no, non si vede niente. E quindi erano in mezzo alla nebbia e non se ne rendevano conto. Ebbene, il profano, cioè il non iniziato, il non massone, è avvolto, sempre come è stato detto anche da chi mi ha introdotto, nella nebbia massonica, cioè nei principi, nelle idee della massoneria, almeno quelli esoterici, cioè quei principi che la massoneria dà per il volgo, per noi, per gli stati, per i legislatori, in modo tale che ormai tutti noi, chi in un modo, chi in un altro, finiamo col ragionare come loro, o meglio, come loro vogliono che noi si ragioni. Il massone è un libero pensatore, anche se un noto massone disse: per nulla libero e poco pensatore. Libero pensatore significa, come vedremo meglio in seguito, da un lato il culto della libertà. Se voi vedete a New York, tutti gli immigrati che si recavano negli Stati Uniti erano accolti dalla famosa Statua della Libertà, lo sono tuttora, che fu donata dai massoni francesi agli Stati Uniti, proprio riconoscendo in questa statua le fattezze di una divinità da loro venerata. Infatti al basamento della Statua della Libertà vi sono la squadra, il compasso e gli emblemi massonici. Il culto della libertà per quel che riguarda la volontà umana, e poi il culto della ragione per quel che riguarda l'intelletto umano. Il massone è libero pensatore, cioè razionalista. Cosa vuol dire essere razionalisti? Vuol dire non ammettere al di sopra della ragione alcunché, non ammettere al di sopra delle facoltà più nobili dell'uomo, la volontà e l'intelletto, alcunché, ovvero sia negare il sovrannaturale, parola ormai sconosciuta alla maggior parte delle persone. Tant'è vero che Papa Leone XIII, nell'enciclica Humanum Genus, che io qui nelle mie note ho riassunto, non so se farò in tempo, se avrete voglia di sentirne il riassunto, ma che trovate, come ormai ogni cosa, su internet,
nell'enciclica Humanum Genus, che è una delle tantissime e della più nota e principale condanna della massoneria alla fine dell'Ottocento, scrive che l'essenza della massoneria è il naturalismo. Naturalismo. Il credere cioè che ogni realtà sia nella natura e che non vi sia alcuna realtà al di sopra e al di fuori della natura. Vedremo le implicazioni di questa affermazione, eliminando conseguentemente il sovrannaturale. Per fare un esempio, la fede è qualcosa di sovrannaturale. Dio, come personale e trascendente, è sovrannaturale, cioè supera la natura umana e ogni natura creata. La grazia santificante, che dà all'uomo di partecipare alla vita divina, è qualcosa di sovrannaturale. Ora, tutte queste cose, i sacramenti, la Chiesa, eccetera, tutto questo per il massone deve essere rifiutato, già che bisogna restare nel limite della natura e quindi di ciò che è naturale, il che quindi rende indipendente la ragione dal sovrannaturale, la libertà umana dal sovrannaturale, l'uomo dal sovrannaturale. Che questa sia l'essenza della massoneria è ricordato anche da un certo Ventura, che non era l'allenatore del Torino, tra l'altro festeggiamo oggi 110 anni del Torino, 3 dicembre 1906, ma Tommaso Ventura, in questo libretto Massoneria alla sbarra, della casa editrice Atanor, nel quale sarebbe il caso di dire molte cose, perché molti libri di Atanor sono letti nel nostro ambiente, diciamo così. Ebbene, Ventura scrisse in questo libro: il Papa Leone XIII vide molto giusto, tra l'altro nella sua enciclica diceva anche che la massoneria era animata dall'odio di Satana verso Dio, no? Il Papa Leone XIII vide molto giusto, comprese che cosa fosse la massoneria, ne svelò la fisionomia precisa, ne denudò le aspirazioni in termini inequivocabili. Conseguentemente, sul parere di un importante esponente della massoneria, uno dei testi nei quali voi troverete descritto sia il pensiero e l'essenza e la natura, sia l'azione, già che Leone XIII spiegava anche quale fosse il programma realizzato e da realizzare della massoneria, lo potete trovare in questa enciclica. E seppur il suo autore l'abbia chiamato una schitarrata, Carducci, qui a Bologna, negli anni 60 dell'Ottocento, scrisse il famoso Inno a Satana, che in realtà non è una cosa così superficiale come sembra. Ed invito anche, già che vi ho invitato a leggere l'enciclica di un Papa, siamo equanimi, vi invito anche a rileggere non solo qualche noto versetto, qualche noto passo dell'Inno a Satana, ma a leggerlo tutto, perché vi troverete tutta una carrellata storica di quali siano i miti, gli esempi, le guide della massoneria. Detto questo, si può parlare in molti modi della massoneria, tutti appassionanti, tranne alcuni, e anche utili tra l'altro. Appassionanti, bisogna dire che la massoneria appassiona e affascina sia gli amici, evidentemente, sia i nemici e anche coloro che non sanno bene di che cosa si tratti. Molti sono i fattori che portano qualcuno a interessarsi di massoneria, per alcuni è il vantaggio pratico, come nel famoso film con Alberto Sordi, dove questo piccolo borghese pensa di trovare nella loggia massonica un aiuto per aiutare il proprio figliolo nella carriera. Ci sono coloro che si interessano alla massoneria per il segreto,
tutto ciò che è segreto attira, e chi è escluso dal segreto si rende inferiore, si sente inferiore rispetto invece a chi è fatto partecipe o crede di essere fatto partecipe di un segreto, l'iniziato, che si sente quindi superiore a tutti gli altri, il che naturalmente suscita la sua vanagloria oppure il suo orgoglio. Vi sono altri motivi, per esempio colui che ama il progresso, il mondo moderno, vedrà nella massoneria quell'associazione che ha realizzato nella storia indiscutibilmente e se ne vanta, tutte le grandi tappe che hanno portato al mondo moderno. Sono stato recentemente in Francia, sabato scorso a Parigi, impressionante vedere tutti i municipi, le scuole, eccetera, Liberté, Égalité, Fraternité, e in loggia in Francia si inizia scandendo la trilogia massonica di libertà, eguaglianza, fraternità. Ma anche chi ama invece il passato, chi detesta il mondo d'oggi, chi ricerca le antiche tradizioni, più sono antiche, pensa, più sono pure, più sono originali, troverà nella massoneria il richiamo all'antichità, a un mondo antico, purché possibilmente pre-cristiano, che sia egizio, che sia druidico e celtico, che sia italico, allora c'è Pitagora, c'è l'antica Roma, che sia greco, platonico, che sia, insomma, qualunque tipo di antichità, naturalmente, purché possibilmente pre-cristiano. Allora cercheremo di capire, al di là di questo interesse, di questa curiosità, ecco un altro motivo che può spingere a interessarsi alla massoneria, perché si è curiosi. Si è curiosi di un segreto che, come vedremo, deve restare in fondo fine a se stesso. Già che se la massoneria rinunciasse al simbolismo, che ne è una parte essenziale, come i massoni stessi dicono, non resterebbe nulla della massoneria. Oppure resterebbero dei concetti profani di una tale bassezza che nessuno se ne interesserebbe, ma ammantati dietro il simbolismo, ammantati con un rituale incomprensibile ai più o fuorviante, ecco che la massoneria ha una grande potenza attrattiva. Come vi dicevo, se ne può parlare in molti modi. Il più semplice e comprensibile da tutti è quello di mostrare l'azione dei massoni oppure delle logge massoniche nel mondo politico, culturale, eccetera. E allora potremmo dire che Totò era massone, che Crick e Croc erano massoni. Questo è il lato migliore della massoneria, e se vogliamo essere buoni, un altro lato positivo è che le regole del football sono state scritte nella taverna dei framassoni. Ecco, poi i lati positivi, a mio parere, finiscono qui. Potremmo dire che Garibaldi era gran maestro onorario della massoneria, come Costantino Nigra, che era il segretario di Camillo Cavour, Ernesto Nathan, che era il figlioccio di Mazzini, e avanti di questo passo. Potremmo fare centinaia di nomi, qui abbiamo Washington e quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti, quasi tutti i presidenti della Repubblica in Francia. Avete visto quello che diceva Hollande, che certo non fa grande onore alla massoneria con la sua azione. Ebbene, se tutto questo è un modo di parlare di massoneria, non ci porta però a comprendere cosa la massoneria veramente sia. Una forza antinazionale, sì, uno Stato nello Stato, certamente, un'associazione che serve a procurare gli interessi a volte dell'Inghilterra, a volte degli Stati Uniti, senza dubbio. Sono dei motivi, altrettanti motivi, che hanno portato dei nazionalisti, per esempio il Partito Nazionalista in Italia, che confluì nel fascismo, a opporsi alla massoneria, oppure altre forze più o meno sane a opporsi alla massoneria, ma ignorandone il pensiero più profondo. Allora io non vorrei intrattenervi oggi, che so io, della P2,
sentito Pertini parlare della P2, poi è arrivata la P3, la P4, eccetera, tra l'altro la cosiddetta P3 molto vicina al nostro premier Renzi e alla Boschi, con la banca Etruria, che era la banca della massoneria, a detta dell'ex gran maestro di Bernardo. Ma, e tra l'altro la P2, come dicevo, Pertini dice che una cosa è la massoneria, una cosa è la P2, dimostra o fa finta di avere una profonda ignoranza di cosa sia la loggia Propaganda 2, che è una loggia ufficialissima del Grand Oriente, che è la principale obbedienza massonica italiana, che è stata fondata già nell'Ottocento e che aveva come scopo, per l'appunto, quello che la P2 sotto Gelli ha fatto, di raccogliere e coordinare l'azione dei parlamentari, dei politici massoni. Quindi non c'è niente di più ufficiale della P2, distinguere il Grande Oriente e la P2 è una sciocchezza. Ma noi non vi parlerò di questo, anche perché molto spesso, come ha detto ancora una volta Fabio, saremo sorpresi nel vedere nei due lati della contesa dei massoni. A Waterloo abbiamo Wellington da una parte e Napoleone dall'altro, ma entrambi erano massoni. Napoleone, c'è chi dubita, ma era certamente l'organizzatore di tutte le massonerie che riusciva a dominare per fare in modo che fosse una massoneria di Stato. E così potremmo continuare indefinitamente. Quindi lo ha detto nella rivoluzione francese, giustamente la massoneria si gloria dal suo punto di vista della rivoluzione francese, e il duca di Orléans, il famoso Filippo Egalité, ne fu uno dei fattori principali ed era il gran maestro della massoneria francese. Ma un Joseph de Maistre è noto anche nei nostri ambienti per essere un tenace cattolico contro rivoluzionario, eppure anche lui passò per le logge e ne mantenne a lungo lo spirito, anzi direi non se lo tolse mai del tutto, come spiega il numero 49 di Sodalizio. Allora, questa sera noi cercheremo invece di studiare la massoneria da due punti di vista. Da un lato le sue origini, cioè la storia della massoneria, ma non i suoi fatti e misfatti fino ad oggi, che sarebbe interessantissimo, ma le origini della massoneria. Perché quello che è curioso è che i massoni stessi, che si riclamano dell'antichissima, anzi della tradizione primitiva, della religione primitiva, non siano concordi tra loro e neppure sappiano quale sia l'origine della loro confraternita. Quindi è interessante anche per capire quale sarà poi la dottrina della massoneria. E poi invece possiamo studiare direttamente la dottrina della massoneria, e questo è il compito più arduo. Potrei farlo commentandovi, faremo molto prima, l'enciclica di Leone XIII, Humanum Genus, ma anche per motivi di commercio vi propongo due libri, uno che non vendiamo, che ormai è fuori commercio, e un altro invece che potete trovare in vendita, per la dottrina della massoneria. Ci sono altre centinaia, migliaia di libri, e non per vantarmi, ma la biblioteca massonica che abbiamo a Verrua Savoia è sconfinata, direi, e tuttavia bisogna limitarsi. Allora mi limito a due. Uno di padre Giantulli, L'essenza della massoneria italiana, il naturalismo, è quello che vi dicevo prima, ed è composto praticamente quasi solo di testi ufficiali della massoneria italiana e soprattutto del Grand Orient, che è la principale comunione massonica. E l'altro di Arthur Preuss, Saggio sulla massoneria americana, dove egli cita anche lui esclusivamente testi massonici, soprattutto dei due principali autori che sono il riferimento di tutti i massoni americani: Albert Pike, il più famoso, McKay, che è l'autore di una enciclopedia, McKay, che è l'autore di un'enciclopedia massonica che ho, ma che non mi sono portato dietro, evidentemente.
Quello che colpisce favorevolmente, tra l'altro per la serenità di questi scritti, è la sintonia totale tra quello che ha affermato dai massoni americani e quello che ha affermato dai massoni italiani, e potremmo dire anche fondamentalmente a tutti gli altri massoni. Per cui, al di là delle nazioni, al di là delle obbedienze, spesso in lotta anche feroce tra di loro, al di là delle opzioni politiche e anche religiose, a volte diverse nel mondo profano, c'è una dottrina massonica comune a tutte le massonerie, ed è quello che noi cercheremo di spiegare. Inizierò dal più facile, perché siete ancora quasi svegli, immagino, quindi cominciamo col più facile, almeno questo sarà per il più facile, la storia, perché naturalmente la storia è più facile perché le dottrine sono messe nel concreto, nel contingente, nelle azioni umane di tutti i giorni. Qual è l'origine della massoneria? Come sapete, c'è una sola data certa, ed è quella del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, del 1717, quindi l'anno prossimo sarà l'anniversario, giorno nel quale in una taverna inglese che si chiamava, ma c'è l'Oca e la Graticola, credo, qualcosa di questo genere, si riunirono quattro vecchie logge che esistevano a Londra e che avevano l'abitudine di riunirsi in delle taverne. In quel giorno nacque quindi quella che è abitudine chiamare la massoneria moderna, che nacque quindi in maniera apparentemente molto umile, ma che nel giro di pochi anni divenne di un'importanza tale che il fondatore principale di questa massoneria, cioè il pastore protestante francese ma rifugiato in Inghilterra, Jean-Théophile Desaguliers, poteva iniziare personalmente alla massoneria l'imperatore stesso Francesco di Lorena, il marito di Maria Teresa e quindi il padre della famosa Maria Antonietta, che per azione della stessa massoneria perse la testa nel senso più stretto e reale del termine. Quindi una espansione prodigiosa, praticamente ovunque arrivasse un inglese veniva aperta una loggia, un'espansione prodigiosa che nel giro di 20 anni vedeva quindi la massoneria presente in tutta Europa e nelle Americhe. Ma l'origine qual è? Allora, a questo proposito posso consigliare in parte il libro di un massone o di un amico della massoneria, ma storico serio, che si chiama Carlo Francovic, edito dalla Nuova Italia, Storia della massoneria in Italia dalle origini alla rivoluzione francese, quindi la parte antica della storia della massoneria. Naturalmente per i massoni, nelle costituzioni dette di Anderson, dal nome di colui che scrisse dopo la fondazione del 1717 le costituzioni massoniche, la massoneria si dà un'origine mitica che molti massoni avevano preso però sul serio. Il fondatore sarebbe stato Adamo, poi Caino, Salomone, gli Assiri, gli Egizi, i Greci, i Romani, Pitagora, Archimede, Tubal-Cain, così seguendo il progresso della scienza. Naturalmente si tratta di fanfaronate, di cialtronaggine, di cose assolutamente infondate. Un autore massone, e molti autori massoni, danno più o meno tutti quanti degli antenati, i quali non sono però degli antenati secondo una catena iniziatica ininterrotta, cioè praticamente la massoneria esistita, che so io, dal Medioevo, la massoneria esistita, come pensa Ventura, dai Collegia Fabrorum dell'antica Roma, da Numa Pompilio, da chissà quando. Ecco, ci sono anche tutte varie teorie, e addirittura c'è chi ne ha contate fino a circa 19 possibili origini.
Giustamente Francovic dice: l'origine è inglese, come evidente, nel primo Settecento, sotto l'auspicio del razionalismo, e fa due nomi, quello di Locke e di Newton, e soprattutto bisogna ritenere quello di Newton, da un lato, e dell'anelito pre-romantico al mistero, che affonda le radici nella traduzione occultista e nello spiritualismo medievale. Ora, ci sono quindi, come detto dal nostro storico, due aspetti. L'aspetto razionalista, che potremmo chiamare la pars destruens, cioè quella parte con la quale la massoneria demolisce e distrugge in se stesso e nel profano, nel mondo profano, nelle leggi, negli stati, la religione, soprattutto la religione cattolica, e il sovrannaturale, in nome del razionalismo e del naturalismo di cui vi ho parlato. Ma poi c'è la pars construens, cioè non si può solamente demolire, ma bisogna anche costruire, edificare, e questa è la parte occulta della massoneria, cioè dove la massoneria accoglie la corrente ermetistica, occultistica, magica che è sempre esistita. Non dobbiamo pensare che si tratti di due massonerie distinte, come molti pensano, quella razionalista e quella iniziatica. In realtà ogni massone ha questo doppio aspetto, non può essere privo dell'uno o dell'altro, se no non sarebbe veramente un massone. E ogni loggia massonica necessariamente coltiva questi due aspetti. Nella massoneria ci sono sempre questi due aspetti. Un aspetto razionalista, potremmo dire tra virgolette progressista, è un aspetto invece magico occultista che può sembrare tradizionale, ma il massone è entrambe le cose. Per fare degli esempi molto volgari, molto terra terra, no? Per esempio l'inventore di Sherlock Holmes, Conan Doyle, che era un razionalista, infatti Sherlock Holmes è il simbolo del razionalista, no? Di quello che non crede niente di misterioso, lui, eccetera. Però questo signore cade nello spiritismo, Lombroso pure, quanti altri, ovvero sia, ed era massone con Andorra. Quindi in tutti ci sono i due aspetti. Certo, vi sono massoni e logge che privilegiano l'aspetto occultista, ci sono massoni e logge che privilegiano l'aspetto razionalista, ma non c'è, credo, una sola loggia e un solo massone che non abbia entrambi gli aspetti. In lui vivono queste due parti. Ora, da un punto di vista storico, cercherò di essere breve, l'origine qual è? E qui andiamo sulle congetture, cioè che i massoni stessi non sanno da dove vengono. Pretendono insegnare agli uomini la religione primitiva come è stata data all'inizio della umanità e che essi solo hanno mantenuto pura, ma non sanno da dove venga questa religione primitiva o questa tradizione primitiva, già che neppure sanno chi sono i loro avi, i loro nonni. Ma cerchiamo di seguirne le tracce. Vi sono anche nella ritualità massonica dei souvenir, dei ricordi di questi vari affluenti che hanno poi costituito la massoneria come la conosciamo. E il più evidente a tutti è quello da cui viene il nome stesso di massoneria. Massoneria è la libera muratoria. Il massone quindi è un muratore, o se vogliamo nobilitarlo, l'apprendista è un muratore, primo grado, il maestro, che era il terzo grado, all'inizio non c'erano che tre gradi, il maestro, il capomastro o l'architetto, da cui il nome che viene dato alla divinità grande architetto dell'universo, cioè il famoso quadro di William Blake con questa divinità inquietante, che infatti per lui è il diavolo, che col compasso praticamente
crea il mondo, il compasso massonico, o non crea, emana il mondo materiale cattivo, no? Mentre c'è una divinità buona che non è quello, questo è il dualismo manicheo. Ebbene, è chiaro che tutti molti simboli massonici, specie quelli dei primi gradi, il nome stesso di massoneria, quello di loggia, che era la capanna dove i muratori stavano quando costruivano, che so io, le cattedrali o anche qualunque altra cosa, viene dall'esercizio dell'arte muratoria, quindi erano i cosiddetti massoni, massoni operativi, cioè che facevano i massoni davvero. E perché libero muratore? Perché, come era uso nel Medioevo, venivano dati privilegi a queste gilde o corporazioni che potevano in un certo senso prendere a modello, così facciamo contento il Ventura, gli antichi collegi di fabbri e di costruttori dell'antica Roma, eccetera, ma che si sono sviluppate soltanto e soprattutto nel corso del Medioevo per poi cadere in decadenza. Questa antica massoneria puramente operativa di per sé non dovrebbe avere nulla di esoterico, nulla di occulto. Non è però l'opinione di Monsignor Benigni, di cui stiamo ristampando la storia sociale della Chiesa. Questo è un piccolo estratto che Solfanelli di Chieti ha pubblicato, Le sette del satanismo. Che cos'è? È un estratto del volume quinto e ultimo della storia sociale della Chiesa, nella quale Monsignor Benigni espone le cause della crisi medievale, cioè la fine dell'epoca medievale vista come quella dell'apogeo della cristianità, perché entra in crisi. Le cause sono moltissime e sono elencate, e una di queste è una mentalità che lui chiama satanista, anche se non sarebbero d'accordo coloro che sono designati con questa etichetta, e già nel Medioevo ne identifica due: i muratori operativi e i templari, cioè due dei miti che la massoneria riprenderà, non perché la massoneria del Settecento discenda realmente dai muratori o dai templari o dai crociati o da chi per loro, ma idealmente sì. Tra l'altro consiglio di leggere, perché è anche molto divertente, per esempio quanto spiega la corruzione dei templari, che nascono addirittura ispirati da un santo, Bernardo, e che poi in Oriente, dovendo entrare in contatto con gli autoctoni, quindi i musulmani e gli ebrei, e non conoscendo usi, costumi e lingue, troveranno nel giudeo, dice Benigni, quindi io non sono responsabile, il traduttore non solo di parole ma anche di idee che li porterà alla corruzione. E così pure tante espressioni anticlericali e oscene che uno si stupisce di trovare persino nelle chiese o nei dipinti che erano nelle chiese non si possono giustificare senza un'influenza occulta in alcuni perlomeno di questi antichi costruttori. Tuttavia le corporazioni medievali, incluse quelle dei costruttori e degli architetti, mantiene una struttura cattolica, tant'è vero che Leone XIII, quando consiglia i mezzi per combattere la massoneria, uno di questi mezzi che egli consiglia è le corporazioni. Ma succede a un certo punto che nelle logge operative entrano a far parte dei massoni accettati. Loro erano dei liberi muratori, ma che costruivano davvero, e che avevano delle parole di passo, delle parole segrete per riconoscerli tra loro, una mitologia leggendaria, quella del Tempio di Salomone, dei due Hiram, di cui uno è ucciso, sono i figli della vedova, eccetera. Tutto questo per custodire i segreti dell'arte. A un certo punto entrano in questa massoneria operativa dei massoni che non sono muratori, almeno non tutti, che non sono architetti, almeno non tutti, ma alcuni lo sono però anche, architetti, come uno dei gran maestri, o quasi gran maestri, prima della famosa data, Christopher Wren, che sono accettati, cioè accettati dai veri muratori, anche se non lo sono. E costoro sono portatori dell'occultismo.
E allora dove dobbiamo trovarlo? Da dove vengono costoro? Storicamente noi sappiamo, per esempio, di alcuni personaggi, Elias Eshmol, credo che si pronunci così, morto nel 1692, che viene iniziato nella massoneria, come scrive lui nei suoi diari, nel 1646, quindi molto prima del 1717. Nel 1641 un altro futuro fondatore della Royal Society, che era l'associazione di cui fu presidente Newton, un certo Robert Morley, è iniziato nel 1641, quindi prima di Eshmol, anche lui sarà uno dei fondatori della Royal Society, come il fondatore ufficiale della massoneria des Aiguilliers, protestante, viene affiliato in questa massoneria in teoria ancora operativa. Ma né Morley né Eshmol sono mai stati dei muratori. In realtà Eshmol è famosissimo nel mondo degli alchimisti, nel mondo degli occultisti, nel mondo dei Rosacroci. Lui stesso fu un cultore, uno studioso del movimento Rosacroce, che nasce in Germania ma è di importazione inglese, quindi dall'Inghilterra va in Germania, dalla Germania ritorna in Inghilterra. A proposito della storia dei Rosacroce, che iniziano a manifestarsi in maniera piuttosto bislacca nell'anno 1614 e 1615 con due manifesti, Confessio e Fama, sono chiamati così, di anonimi, e poi col curiosissimo scritto Le nozze mistiche di Christian Rosenkrautz nell'anno dopo, quindi 14, 15, 16, questi Rosacroce, che non si capisce se è uno scherzo o se è una cosa seria, che dicono di essere presenti invisibili, per cui diventano dei superiori incogniti, un tema che diventerà classico nella massoneria. Descartes andrà apposta in Boemia per cercarli e si unirà anche lui al movimento Rosacroce, Cartesio, cioè Descartes e Cartesio. Ebbene, questo movimento che nasce in questo modo è descritto molto bene nel libro L'illuminismo dei Rosacroce di Franz Yates, che è uno degli scrittori, una donna, più interessante, anche se ovviamente simpatizzante, dell'ermetismo e del movimento rosacrociano. Tra l'altro nella massoneria ci sono dei gradi esplicitamente rosacrociani. I Rosacroce sì, erano dei bulloni, perché dicevano che erano dei superiori incogniti invisibili, ma erano anche persone serie, soprattutto chi ha scritto il terzo scritto, quello delle nozze chimiche, da che vi fa capire si trattava di un alchimista protestante. Il suo nonno era chiamato il Lutero del Wittenberg, se non sbaglio, e questo Johann Valentin André, che è praticamente il nome più noto del movimento Rosacroce. Essi però avevano un'importanza politica, perché l'anno prima di questi manifesti, nel 1613, viene celebrato il matrimonio tra la figlia del re inglese Giacomo I Stuart, Elisabetta, come la grande Elisabetta che aveva regnato prima di Giacomo I, grande nella crudeltà, nella cattiveria, e l'elettore del Palatinato, cioè uno di quei principi che poteva eleggere l'imperatore, si chiamava Federico V del Palatinato ed era il capo della Lega protestante durante le guerre di religione nell'impero tedesco. Questi due personaggi, Elisabetta e Federico, erano protestanti, anglicana lei, calvinista lui, ma erano nello stesso tempo dei veri occultisti, e il movimento Rosacroce nasce per sostenere occultamente la carriera politica di questi due personaggi, che contavano, speravano di contare sull'appoggio inglese. E per questo fecero il colpo di prendere la corona boema a Praga, la Praga degli occultisti, dove prima era vissuto
l'imperatore alchimista Rodolfo II di Asburgo, e che aveva accolto a casa sua John Dee e i suoi amici, cioè dei negromanti, si vantavano di risuscitare i morti con le loro pratiche magiche, e degli evocatori di spiriti non angelici della corte elisabettiana. È John Dee e i suoi amici che portano le idee occultiste di questi stregoni inglesi, potremmo dire, in Germania e in Boemia, che suscitano il movimento dei Rosacroce, i quali, dopo la sconfitta totale di Federico V, le loro magie non sono servite a niente, il quale si ricoverò in Olanda, paese pieno di marrani come Spinoza, eccetera, fuggiti dalla Spagna e dal Portogallo, di scettici, di increduli, dove nasce l'inizio dell'ateismo, dove si erano rifugiati gli eretici sociniani, cioè quei protestanti che negavano la divinità di Cristo e riducevano il cristianesimo nei limiti della pura ragione, e quindi dove l'idea stessa di Dio si stemperava verso il nulla. I sociniani, che vengono da Socino o Sozzini, un eretico italiano dei tempi di Lutero. Ebbene, in questa Olanda, questi Paesi Bassi, dove gli ebrei erano tantissimi, dove i protestanti, sotto l'influenza, perché Socino stesso veniva da un movimento religioso chiamato luterano, ma che luterano non era, quello degli alumbrados o illuminati spagnoli, una setta religiosa di ebrei convertiti falsamente al cristianesimo, che voleva far passare la negazione della Trinità, che loro odiano come dogma cristiano, e quindi della religione cristiana, mantenendo le apparenze e la struttura esteriore della Chiesa. Furono a un punto, a un passo, da ottenere persino il papato. Ebbene, questi signori, alcuni di essi, cioè il movimento antitrinitario italiano, si ricovera prima in Polonia e poi in Olanda, lì trova tutto l'ambiente già preparato dei loro amici, dei vari marrani spagnoli e portoghesi, e sotto la protezione di un protestantesimo che va verso l'ateismo, ecco che fanno nascere questo, sono diciamo il ricettacolo di questi sovrani che fuggono dalla Boemia. Lì metterà la sua corte Federico V, e lì la sua figlia Sofia, che sposa l'elettore di Hannover, diventerà regina di Inghilterra. Quando gli olandesi cacceranno il re Stuart, che si era fatto cattolico con la gloriosa rivoluzione 1688, se non sbaglio, ecco che chiamano sul trono la regina, potremmo dire, Rosa Croce, da cui discende ancora l'attuale casa reale inglese. Da quel momento la dinastia inglese e la chiesa anglicana e la massoneria sono tre facce praticamente della stessa cosa. Ma le logge esistono anche sotto la confessione, sotto il controllo degli Stuart, che si convertiranno al cattolicesimo. Ma che cattolicesimo sarà il loro? Un cattolicesimo massonico, un cattolicesimo come quello di Ashmol. Ashmol era cattolico? No, Ashmol era uno stregone, era un rosacroce, era un appassionato di alchimia, di magia, di occultismo, di ermetismo. Il cattolicesimo, parlare di una massoneria cattolica, quella degli Stuart o giacobita, di una massoneria protestante annoveriana, ha senso solo in politica, non nelle idee massoniche. Tant'è vero che la massoneria voluta nel 1717 dagli annoveriani, dai protestanti, ha come regola, che è mantenuta anche oggi, in loggia non si parla né di religione né di politica. In realtà in loggia non si parla quasi che di religione e di politica, cioè contro la religione e come governare la politica. Ma cosa vuol dire in loggia non si parla né di religione né di politica? Significa
che coloro che si oppongono l'un l'altro religiosamente, siamo di religioni diverse, o politicamente, siamo su schieramenti diversi, si ritrovano in loggia come fratelli. Questa è l'idea. Non si parla di politica, non si parla di religione, se ne parla e come, ma ci si impedisce di parlare di ciò che ci divide per parlare solo di ciò che ci unisce. La massoneria quindi per la prima volta nella storia della cristianità crea una società nella quale la religione non è più discriminante, non è più divisiva, ma anzi unitiva, al punto che saranno accolti in loggia non solo i cristiani, ma anche e soprattutto, potremmo dire, i non cristiani. Abbiamo visto quindi che possiamo risalire per vedere gli antenati della massoneria e Rosa Croce, ma il pensiero dei Rosa, com'è che questi protestanti avevano queste idee? Gli venivano da una tradizione rinascimentale, rinascimentale con la rinascita del paganesimo, con l'umanesimo, con la venuta da Oriente in Occidente del neoplatonismo, di quella filosofia di Porfirio, di Proclo, eccetera, di Plotino, che si oppose al cristianesimo delle origini, con l'arrivo della Kabbalah, c'era già per la verità, ma soprattutto in quel periodo, della Kabbalah ebraica, ebbene tutto questo darà luogo a correnti ermetiche, da Ramon Lullo, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Paracelso, che possono essere considerati legittimamente gli antenati della massoneria, quando un ebreo della Comune di Parigi, coloro che fecero la rivoluzione nel 1870, i comunati, Armand Lévy, promosse l'edificazione a Campo dei Fiori a Roma di un monumento a Giordano Bruno, fatto il monumento materialmente dal futuro gran maestro della massoneria Ettore Ferrari, e voluto da Ernesto Nathan, credo anche lui, se c'era già, non lo so, comunque fu costruito, e dal capo del governo Crispi, anche lui un gran massone, Garibaldi eccetera. Bene, questo monumento di Giordano Bruno, i massoni non possono dire Giordano Bruno era un massone, che non esisteva la massoneria, ma possono ben dire la nostra dottrina è quella di Giordano Bruno, in buona parte, senza dubbio. Ora, qual è questa dottrina? Finalmente ci arriviamo. Quanto tempo? Adesso ne ho. Allora, cerchiamo di seguire, abbiamo visto la dottrina e il naturalismo. Per avere un filo da seguire, seguirò questo saggio sulla massoneria americana di Arthur Preuss, dove l'autore cattolico vuole dimostrare che la massoneria americana non è un'allegra società di beneficenza e di credenti in Dio, come loro dicono di essere, ma è né più né meno la stessa cosa delle massonerie violentemente anticristiane del continente, pensiamo a quella francese o a quella italiana, o almeno al Grand Oriente, già che, come sapete, la Gran Loggia di Piazza del Gesù in Italia come in Francia ha apparenze più moderate, tra virgolette, di destra conservatrice, è in realtà la stessa cosa. Poi ci sono quelli che, per non sbagliare, si iscrivono a tutti e due, Farinacci, poveretto, per esempio, per non sbagliarsi, così si disse di lui, si affiliò sia al Grand Oriente sia a Piazza del Gesù. Torniamo a noi, allora cerchiamo di vedere la dottrina. Nel capitolo 2 Preuss parla della segretezza. Allora, noi vediamo come queste guide di Preuss, che sono i massoni Mackey e Pike, spiegano bene come la segretezza della massoneria non è una necessità di una società perseguitata. Questo si poteva capire, per esempio, in Italia, dove l'Inquisizione morente ormai imprigionò uno dei primi massoni in Toscana, Crudeli di nome di fatto, oppure erano Crudeli, penserà qualcuno, quelli che l'hanno messo in gattabuia, ma invece in Inghilterra, per esempio, o negli Stati Uniti non c'era nessun modo, nessun motivo di nascondere qualcosa, no? Tant'è vero che quasi tutti, ho detto, i presidenti degli Stati Uniti, i membri della famiglia reale inglese sono affiliati.
E invece no, la segretezza è essenziale alla massoneria, già che qui viene detto, qui nella pagina 46, la massoneria senza il segreto sarebbe nulla, nulla, non esisterebbe più. Quindi il segreto in realtà è una necessità, e per questo in questo capitolo, rifacendosi ai nostri maestri massoni, gli si fa parlare ed essi spiegano come, fin dai tempi di Pitagora, degli antichi egizi, dei druidi, vi era una scienza esoterica e una scienza esoterica. Esoterica, quello che si poteva comunicare al profano. Esoterica, quella invece che era solamente per l'iniziato. Ma l'iniziato stesso non deve essere a conoscenza di tutta la scienza esoterica, per cui il sistema dei gradi è concepito proprio per questo. Quello che colui che si trova ai primi gradi pensa di capire nei simboli non è la realtà, o meglio è una realtà che verrà superata da un'altra, fino a che qualcuno può pensare di essere giunto a conoscere veramente la scienza esoterica. Ma il trucco consiste in questo: non conoscerla mai. Pensare che c'è sempre qualche cosa di segreto che io non conosco e che devo riuscire a conoscere. Questa è la molla che fa funzionare l'ingranaggio. Da qui si parla dell'importanza del simbolismo. Le logge massoniche molte sono dette simboliche, del simbolismo e dell'allegoria. Per esempio, un simbolismo, un simbolo, può essere la squadra e il compasso. Un simbolo è la grande G, che è sempre sopra la sede del, gran maestro, del maestro che dirige la loggia, dentro una stella fiammeggiante. Un simbolo è la rosa e la croce, dei rosa presa dai rosa croce. Un simbolo è la croce con la scritta INRI, che come sapete vorrebbe dire Gesù Nazareno, re dei giudei, come vediamo, eccetera eccetera, e vari altri simboli. Il simbolo, per esempio, sono le colonne, le due colonne all'entrata, le tre colonne che ci sono, quindi Boaz, Yakin, eccetera, sono i simboli delle colonne del tempio. Il tempio stesso, o loggia, è un simbolo, è simbolico, no? Benissimo, questi sono i simboli, alcuni degli innumerevoli simboli della massoneria. E poi abbiamo le allegorie, le leggende. Per esempio, i massoni sono figli della vedova perché sono lì per vendicare Hiram, il quale fu ucciso dai costruttori, e poi questa pianta di Acaia, una specie di risurrezione di Hiram, perché lui non volle tradire la parola segreta. Allora, le leggende massoniche o allegorie e i simboli sono fatti con quale scopo? Normalmente uno pensa i simboli sono fatti per far comprendere la realtà attraverso il simbolo, così nella liturgia cristiana. L'acqua del battesimo, Cristo l'ha scelta come materia del sacramento perché l'acqua lava, e come l'acqua lava esteriormente il corpo, così il sacramento del battesimo, per l'efficacia che gli dà Dio, opera la diciamo il lavacro interiore dell'anima. Benissimo, allora il simbolo è trasparente, l'acqua è simbolo di purificazione, conseguentemente il battesimo d'acqua serve per purificare dalle colpe, ad esempio. Invece in massoneria il simbolo ha uno scopo opposto. Il simbolo ha lo scopo non di rivelare, ma di occultare. Il simbolo non deve essere mai interpretato nel suo significato evidente, ma in un significato invece diverso, se non opposto, da quello apparente. E più si è avanzati nella scienza massonica, tanto più si conosce il vero significato dei simboli. E Paek e Makei si rifanno, come dicono, agli antichi egizi, eccetera, che avevano proprio questo metodo. Il simbolo serve non a far capire, ma a occultare. E sempre sulla scorta di quello che dicono, per esempio, fa un esempio, il nostro autore cita quello che dicono a proposito sulla rosa e la croce.
la rosa e la croce, Lutero stesso aveva nei suoi emblemi la rosa e la croce, sembrano simboli cristiani, la croce senza dubbio, la rosa sembra indicare evidentemente la bellezza, eccetera, tutto quello che voi volete. In realtà, quando poi viene spiegato il grado del cavaliere rosa croce, ecco che la croce e la rosa prendono un significato del tutto diverso. E vedremo come questo significato del tutto diverso è il significato ricorrente in massoneria. Sono cioè i simboli degli organi riproduttivi umani. La rosa, quello femminile, la croce, quello maschile, come il lingam indiano, un simbolo fallico. E noi rivedremo come effettivamente questo si ritroverà costantemente, vi leggerò delle cose, nell'insegnamento massonico. Comunque basti per ora in questo capitolo dire: il simbolismo è come l'anima della massoneria. Senza il simbolo e il simbolismo c'è materia morta e inerte. L'insegnamento massonico, dicono i nostri maestri, i loro, questo Pike, Mike, eccetera, sarebbe insipido se non è reso appetibile dal fascino dell'occulto. Quindi noi vediamo bene come il simbolo non serve tanto a veicolare una verità, ma piuttosto a nasconderla, prima di tutto, e soprattutto a dare un valore, un'attrattiva a quello che, se fosse detto in termini profani, non avrebbe nessun valore, nessuna attrattiva. Hai scoperto l'acqua calda, potremmo dire. Hai scoperto l'acqua calda. Perché tu mi parli di simboli fallici, anche con rispetto per gli scaricatori di porto, lo capisce subito. Ma naturalmente, se invece è presentato sotto astrusi simboli e arcani riti, che verranno svelati solamente a chi ne è degno, ecco che quello che è insipido e senza senso diventa invece immediatamente qualcosa di considerato elevatissimo. Nel capitolo 4 si parla della iniziazione. L'iniziazione è visto come ingresso appunto a una nuova vita e illuminazione. In un certo senso qualunque iniziazione, anche nel senso non esoterico, è questo, cioè è la morte alla vita precedente, la nascita a una nuova vita spirituale. Lo dice pure Cristo: se voi non potete rinascere nell'acqua, nello Spirito Santo, una nuova generazione o palingenesi, possiamo dire così. Allora, per il massone, egli deve, anche lui però, entrare in massoneria per lasciare la vita vecchia e entrare in una vita nuova. Entra nella loggia per lavorare, è una officina in cui lui è operaio, per lavorare alla costruzione della vita massonica, dove gli verrà svelata la verità su Dio e sull'anima. Ma se gli verrà svelata la verità su Dio e sull'anima, questo significa che tutto quello che il profano sapeva su Dio e sull'anima, per esempio sono cristiano, sono cattolico, eccetera, è la vita vecchia che deve morire e che tu devi assolutamente abbandonare, anche se ti dicono tu puoi restare cattolico, puoi restare musulmano, puoi restare ebreo, puoi restare buddista, puoi restare induista, ma in un certo senso è vero, in un altro senso non è vero, perché altrimenti non si realizzerebbe questa morte a quello che tu eri prima, per incominciare una vita massonica nuova, dove tu ricevi la luce massonica che ti dà la verità su Dio e sull'anima. Quindi le religioni esoteriche, che al massimo, come concepiscono i ghenoniani, debbono essere vissute scrupolosamente, anche tradizionalmente, la maniera più tradizionale possibile, in maniera esteriore, ma non sono però la verità, sono l'involucro esteriore variegato della verità, mentre la verità è quella che si trova in loggia, ovvero sia quella religione pura che è trasmessa nei tempi primitivi e che si è volgarizzata per il profano. Ecco quindi che tutte le religioni possono essere o, per i più violenti, da distruggere o da tollerare al massimo,
per altri da praticare scrupolosamente nella maniera più tradizionale possibile, ma per gli uni e per gli altri sono solamente un involucro esteriore per il profano, che noi dobbiamo scegliere a seconda delle nostre sintonie spirituali o del luogo dove siamo nati, della tradizione da cui noi veniamo, ma che in realtà tutti quanti esprimono in maniera imperfetta, fallace e diversa l'unica comune religione e verità a tutti. Ma quale sarà? Da che il capitolo quinto, la grande questione: se la massoneria sia o no una religione. Qui i nostri autori dissentono, già che Ciantulli dice la massoneria non è una religione, come d'altronde i massoni dicono e ripetono, in quanto in realtà è atea, pur proclamando come principi fondamentali, almeno quella inglese, la credenza in Dio. La costruzione di Anderson, il massone non sarà uno stupido libertino o un ateo. In un certo senso qualcuno dice l'unico dogma della massoneria è credere in Dio e nell'immortalità dell'anima, ma quando poi si vede qual è il Dio massonico si capisce che ha ragione Ciantulli a dire che è ateismo in realtà. Nello stesso tempo però si può anche dire che la massoneria è religione, in quanto la massoneria ha suoi santi patroni, i due San Giovanni Battista, i quattro coronati, ma poi vedremo che cosa significano in realtà, di santo non c'è proprio nulla, ha il suo credo, anzi Ciantulli ci dà dei ridicoli credo, il Padre Nostro e l'Ave Maria del massone, in cui ci si rivolge alla terra e all'uomo e alla natura. Ha persino un rito che è una specie di battesimo, ha praticamente un tempio, ha un sacerdote, ha un altare, ovvero sia tutti gli aspetti della religione si ritrovano in loggia e nella massoneria. Questo perché la massoneria in realtà pretende di essere la depositaria per via iniziatica della verità, della pura verità su Dio e sull'uomo, e poi vedremo che sono tutt'uno, Dio e l'uomo. Proseguendo, io qua cavalco, vado veloce il più possibile perché evidentemente non posso dettagliare tutto, ci sono due capitoli, forse i più interessanti, il capitolo settimo e il capitolo ottavo, o meglio il capitolo settimo e ottavo e poi il capitolo nono, i rapporti tra la massoneria e il paganesimo e il rapporto tra la massoneria e il giudeismo, o meglio lo Jehovah della Cabala. Allora, evidentemente questo dà luogo a grandi dispute. Monsignor Schwann, che è uno degli autori più seri e più decisi contro la massoneria, gli studi sulla massoneria tra le due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale, nella Revue Internationale des Sociétés Secrètes, che è stata ristampato interamente, sono un numero di volumoni enorme, in francese naturalmente, Monsignor Joan aveva coniato il termine giudeo-massoneria, e Pio XI aveva, il Papa aveva lodato tramite segretario di Stato la rivista di Monsignor Joan, quindi a quei tempi non scandalizzava affatto, anzi era considerato una cosa buona denunciare e combattere quella che Monsignor Joan chiamava la giudeo-massoneria. E in effetti nelle costituzioni di Anderson, cioè le costituzioni della massoneria del 1617, le costituzioni sono un po' posteriori, c'è un indizio molto interessante. Il massone è un buon e un vero noachita. Noachita. Cosa vuol dire? Noachita rinvia Noè, ma rinvia anche alle leggi noachidi, le quali leggi noachidi non si trovano nella Bibbia, né nell'Antico né nel Nuovo Testamento, ma si trovano nel Talmud, cioè nell'insegnamento dei rabbini. Un articolo, più articoli su questi temi è uscito anche su Sodalizium, la rivista che abbiamo fondato, dove noi troviamo una trentina di articoli sulla massoneria, dei più importanti, possiamo dire così, tra i quali vi consiglio uno mio, che è la Compagnia degli Anelli, cioè sulla leggenda dei tre anelli, ovvero sia
questa leggenda medievale che nasce in ambienti giudaici spagnoli, che è diffusa poi nella corte, nelle corti ghibelline di Federico II, dal Novellino, poi dal Boccaccio, e che riprenderà Lessing, uno scrittore illuminista, massone ufficiale tedesco del Settecento, con il suo scritto Nathan il Saggio. Nella leggenda dei Tre Anelli, Dio, cioè il padre, ha tre figli, ma un solo anello magico che può dare un figlio solo, ma per non avere figli e figliastri forgia due falsi anelli, in tutto simile all'anello magico, e tutti i figli hanno l'anello, ognuno pensa di avere quello vero e in realtà due le hanno falsi. Questi tre anelli sarebbero le religioni, le tre che erano conosciute a quei tempi, ovvero sia il cristianesimo, l'islam e il giudaismo. Ma chi racconta la storia al sultano è l'ebreo, quindi è l'ebreo che racconta la storia, è l'ebreo che insegna a noi questa storia, cioè tutte le religioni sono vere, già che i tre anelli vengono dal padre, cioè Dio, ma nello stesso tempo Dio è l'autore della menzogna, perché due anelli sono falsi, e infine nessuno sa qual è l'anello vero. Conseguentemente, questa novella, che recentemente è stata anche espressa nelle cattedrali e promossa dai vescovi non cattolici ma modernisti, questa novella apparentemente parla bene di tutte le religioni e in realtà parla male di tutte, perché Dio è un falsificatore. E allora è l'altra faccia della medaglia del famoso mito dei tre impostori, ben noto fin dal Medioevo negli stessi ambienti, che poi diventerà un vero e proprio libro solamente nel Settecento. I tre impostori, cioè Maometto, Mosè e Cristo. Perché se l'anello è falso, pur venendo da Dio, è un'impostura. Ecco quindi come negli ambienti giudaici spagnoli medievali noi abbiamo già in fondo i due aspetti della massoneria. La tolleranza, tutte le religioni sono una via per andare a Dio, sono vie sacre, e nello stesso tempo la religione è falsità, è menzogna, è un'impostura. Volevo dirlo prima, non l'ho detto, allora lo dico adesso. Su Sulla Religio troverete tanti altri belli articoli, per esempio al numero 54, questo dei Tre Anelli è il numero 65, il numero 54 commento un discorso del rabbino capo di Roma, di Segni, il quale dice, Mussolini parlava di dice mio padre era massone, era ebreo ma non era Pluto, non aveva soldi, su che non lo so perché non l'ho conosciuto, avranno recuperato in seguito, e quindi lui stesso parlò quindi in massoneria e poi parlò ai cattolici, parlare chiaro per capirsi meglio, insegnando il noachismo, già insegnato da un grande amico della massoneria, il rabbino Elia ben Amozè. E Israele è il re e il sacerdote dell'umanità, e il non israeliano parteciperà al regno messianico, il non israelita parteciperà al regno messianico solo se un noachita, cioè si osserva le fantomatiche leggi date ai non israeliti tramite Noè. E cosa dice Anderson, il fondatore della massoneria? Che il massone è un noachita, è un noachide, cioè quindi è il portaborse del re e del sacerdote dell'umanità, almeno secondo questa versione. Ma allora, la massoneria viene dal paganesimo o viene dalla Kabbalah? Potrei dire sunt idem, è fondamentalmente la stessa cosa. È indubbio che la massoneria si voglia pagana. E questo sarebbe molto interessante per tanti. Ma che nel Masonic Ritualist si richiama agli antichi misteri
greci, romani, da Numa Pompilia in poi, i nostri fratelli romani che erano gli adoratori delle divinità, ai misteri eleusini, mitraici, sabei, druidici, induisti, buddisti. I massoni istruiti, scrive, sono sempre stati disposti ad andare oltre le semplici espressioni tecniche e stereotipate e a guardare alla storia e alla filosofia delle antiche religioni e all'organizzazione degli antichi misteri con una sincera spiegazione della maggior parte dei, come per una sincera spiegazione della maggior parte dei simboli della massoneria. E ad esempio espone il culto del sole. La loggia è tutta centrata sul culto del sole. Il maestro è al centro, il diacono, i sorveglianti sono i due lati e indicano i tre momenti del corso del sole. Vi è la luna e la stella, e le stelle. La loggia stessa è il simbolo dell'universo e del mondo. Perché questo culto del sole? Perché è il simbolo del passaggio dalla morte alla vita, il sole che tramonta e che poi rinasce, ma nello stesso tempo anche perché il sole è generazione di vita, cioè genera la vita. E quindi, conseguentemente, ecco che spiegano ancora, e torniamo sempre al solito punto, si ritorna al culto fallico. Il sole è il simbolo del fallo. Il sole come rigeneratore o rivivificatore di tutte le cose va riferito al culto fallico che costituisce l'aspetto prominente dei misteri, non sono io che parlo, sono i massoni. È così che il sole è diventato tanto importante nel sistema massonico. Il massone deve costruire spiritualmente il Tempio di Salomone, ma il Tempio di Salomone è in realtà un tempio egizio che fu il reale archetipo del tempio di Mosè, e Mosè stesso era in realtà un egizio pagano. Il mito di Iside e Osiride esprime la stessa idea, quando fatto a pezzi l'altra non trova più il fallo e poi a un certo punto ecco che deve essere ricostituito. Il fallo o il lingam è il principio maschile, kteis o ioni è il principio femminile. Qui abbiamo Regini, per esempio, ben noto a tanti di noi, pitagorico, Regini che esprime anche lui, qui preso dal libro di Giantulli, la stessa verità. Vedete i simboli? I più importanti della massoneria, i simboli e i concetti corrispondenti a due parole sacre del primo e del secondo grado del rito scozzese. La parola sacra, Boaz, è una delle colonne del tempio massonico, l'altra è Yakin, poi l'attività virtus, pazienza, cioè uno è attivo, l'altro è passivo. Nella Kabbalah uno è la lettera Yod e l'altra la lettera Bet, cioè Yod, lo Yod e l'altro è la B. Uno è il verticale, l'altro è l'orizzontale, e poi, se passiamo, la corrispondenza fallica, fallos ecteis. Lo ecteis, dice Eliphas Levi, occultista francese, c'est la maison du fallus, cioè è la casa dove va il fallo. Non c'è bisogno di spiegare di che cosa si tratta. Naturalmente mi direte, ma tutto questo deve essere inteso in senso metafisico, e vi spiegherò come sì, è metafisico. Ma il metafisico deve poi realizzarsi ovviamente nella pratica. Le colonne stesse, quindi Boaz e Yakim, sono colonne falliche. Un altro simbolo massonico, cioè il punto nel cerchio, è un simbolo fallico pure esso, dove il cerchio è il simbolo femminile e il punto è quello maschile. I due santi, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, essendo festeggiati ai momenti del sostizio, essendo uno nel cancro e l'altro nel capricorno, quando il sole tocca i punti nord e sud del cerchio, che è il simbolo femminile, e sono espressi con due tratti verticali che toccano quello circolare femminile, anche San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista sono due simboli fallici. E potremmo naturalmente dettagliare
ulteriormente. Dio stesso, come vi è spiegato qui nella parte sui rapporti col paganesimo, Dio stesso è presentato come ermafrodita, l'androgeno primitivo. Ma nella Cabala, come vedremo, e in un articolo che ho scritto su un discorso di Giovanni Paolo II, ahimè, per l'anno della famiglia, l'articolo si intitolava Anno della famiglia o dell'androgeno primitivo, bene, presentavo un catechismo ebraico attuale in cui si vede Dio, uomo, donna, a sua immagine e somiglianza è fatto l'uomo, che inizialmente era ermafrodito. E naturalmente lo scopo è di ricostituire l'unità perduta con la distinzione dei sessi. La stessa cosa è spiegata anche da Giantulli, dove qui cita le fonti italiche, ma che dicono fondamentalmente la stessa cosa. Potrei leggere anche qui le due colonne di Boaz e di Iachim, hanno lo stesso senso. Poi, nei paesi arabi, lette in senso inverso, che è il sistema della Kabbalah, ci danno Zoob e Nikkei, che sono in quella lingua anche lì l'espressione del medesimo concetto. L'ebreo e massone Ascarelli dice esattamente la stessa cosa, spiega la stessa verità, lui conoscendo bene, tra l'altro, l'ebraico, e quindi egli, per esempio, presidente della Gran Loggia d'Italia di rito simbolico italiano, nel 1971 scriveva: il mondo per il suo futuro, e cioè nella sua eternità, ha bisogno di procreare, non c'è niente di male, anzi. Il yod ebraico, che corrisponde grosso modo al j di Yakin, è il simbolo del sesso maschile. Il bed corrisponde grosso modo alla b di Boaz e corrisponde al simbolo femminile, perché bed significa casa, da cui l'idea di ricettacolo, caverna, utero. E avanti di questo passo. Se poi viene letto viceversa, anche qui sempre Ascarelli, che dice: una curiosa conferma magica di questa interpretazione, tenendo presenti unicamente le consonanti, ben sapendo che in ebraico non si scrivono le vocali, e scriviamo Yakin con un kaf ciduro e un nun, e leggiamo a viceversa, al contrario, troviamo che il nun e il kaf sono il segno scritto del coito della copula, mentre scrivendo il bed e il zain e li leggiamo a viceversa, abbiamo il segno scritto dell'organo fecondatore, il fallo. Il leggere al contrario, spiega Ascarelli, è comune dell'interpretazione magica cabalistica. Scusate per il tema, ma sono questi i misteri della massoneria, non così misteriosi se sono tolti da tutti i simboli e gli apparati rituali. La stessa cosa, come vi ho spiegato, per il pentagramma. Voi entrate in loggia, avete il simbolo della massoneria, la G dentro la stella fiammeggiante, e loro ci spiegano: il primo che entra viene G, vuol dire God, Dio, e infatti il massone non è un libertino ateo, no, noi crediamo in Dio, G. In realtà poi viene spiegato che la G significa geometria, ma poi, andando avanti, viene spiegato che significa generazione, così alla pagina 77 di Giantoni. Atanor, per esempio, ha pubblicato un bel libro che si intitola Venere, la magica dea della carne. Ma anche Carducci, parlando dello scoglio di Quarto, la partenza dei mille, dice: e tu ridevi, stella di Venere, stella d'Italia. Ma la stella di Venere si chiama anche Lucifero, come voi sapete. E allora possiamo parlare, e questo è ancora più interessante, del dio della massoneria. Allora, la massoneria come dogma, non quella francese, anzi, quando Proudhon fu iniziato nella massoneria, chiede: quali sono i tuoi doveri verso Dio? E lui rispose nel dialogo simbolico: la guerra. Quelli erano andati un po' più in là, avevano solamente chiarito quello che non era chiaro nelle logge anglosassoni. Cosa pensano i massoni di Dio? Di questo Dio che è il grande architetto dell'universo, alla gloria del quale incominciano tutti gli atti massonici. Agi, Gadu,
a gloria del grande architetto dell'universo. Ma chi è questo grande architetto dell'universo? Prima di tutto loro dicono la massoneria è eccessivamente tollerante rispetto alle credenze religiose. E questo l'adogmatismo, il non esclusivismo, l'ecumenismo potremmo dire massonico servito per i profani. Quindi questa è l'idea che i profani hanno della massoneria ed è l'idea che noi profani dobbiamo avere. Dobbiamo abbandonare il dogma, dobbiamo abbandonare le differenze confessionali per credere, per avere una credenza unica, universale, che affratelli tutte le religioni. Convegni di Assisi, padre Esposito, filo massone, disse: sono come una grande loggia massonica riunita, quelli voluti da Riccardi e poi voluti da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, adesso da Bergoglio. Allora, sopra la sede del maestro, come ho detto, c'è la G, che indica Dio, ma indica anche geometria. Cosa vuol dire geometria? Lo studio e il culto della natura. Ma indica anche la lettera ebraica Yod, antico simbolo ebraico cabalistico che, come abbiamo detto, indica il tetragrammaton di Jehovah, che è venerato anche dai cristiani, cioè Yahweh, che altro non significa io sono colui che è. A questo significa per noi e nella Bibbia, ma per un messone la parola perduta, il nome di Dio nascosto, che è questo, Geova, per questo i testimoni di Geova, che è il fondatore, era un massone, ti parlano, vi hanno nascosto il nome di Dio, voi non sapete il nome di Dio è Geova. Bene, ma è il nome di Dio, del Geova, della Cabala, del geomassonico, come vedremo, che è tutt'altra cosa che il Dio della Bibbia. Quindi questa Yod, abbiamo già visto che cos'è, è il principio generatore maschile, e questo è anche il simbolo della G. Allora, per il massone Dio è il gran geometra, con rispetto per i geometri c'è un po' così, un po' terra terra, e quindi il grande architetto dell'universo chiamato Al-Gabil, dal suo nome cabalistico della divinità suprema, è il capomastro, mentre i massoni sono operai. Ora, il termine God, che vuol dire Dio, in realtà per loro viene dalle lettere ebraiche Gomer, Oz, Dada, saggezza, forza, bellezza, i tre pilastri della loggia. Ma questi tre pilastri sono simboli fallici. Ancora una volta ritorniamo allo stesso punto. Il monolito o colonna circolare era per gli antichi il simbolo dell'energia creativa e generativa della divinità, ed è tra queste colonne falliche che troverete la vera origine del culto delle colonne, che costituiva solo una forma del culto del fallo, il più predominante di tutti i culti a cui gli antichi erano dediti, ma che spiega che Dio è bisessuale, come ho già detto, e ermafrodito, il che sarebbe pure il senso del tetragrammon, cioè il nome, le lettere che indicano il nome Yahweh, in realtà sono interpretate dai massoni non come io sono colui che è, Dio è l'essere, è l'ente, è la causa prima di ogni essere, no, è interpretato come l'ermafroditismo di Dio. Ma questo Dio chi è? È la natura, è la natura. Dio non è al di fuori della natura, Dio non è distinto dalla natura, Dio è nella natura ed è la natura, come vedremo meglio col sistema della Cabala. Pike parla pure di una trinità scozzese, con astrusi calcoli, il triangolo, il quadrato, l'ipotenusa, eccetera, eccetera. Perché il triangolo è preso a simbolo massonico? In realtà è un simbolo cristiano, per indicare la trinità. Ma il massone deforma tutti i simboli per fargli significare una cosa opposta. E quindi ecco che il triangolo massonico indica il Dio della massoneria, cioè l'anima universale o il pater agnostos, inconosciuto, sconosciuto dell'agnosi, il pensiero nell'anima è noia e il pensiero espresso logos, ma questo logos non è Cristo, che è il mondo spirituale e materiale, emanato, non creato, eterno, che non ha iniziato.
Per cui le trinità induiste, egiziane, cristiane devono tutte intendersi così. La natura è Dio nel macrocosmo ed è Dio nel microcosmo che è l'uomo. L'Adam Kadmon, che è il mondo creato, è Dio. E l'uomo non è che l'immagine di questa divinità, tant'è vero che il Tempio stesso è la raffigurazione per loro di un corpo umano, oltre che del mondo creato del corpo umano, di questo Adamo superiore, come viene dalla Kabbalah, che si riflette nell'Adamo inferiore che è l'uomo. Allora ecco che il triangolo massonico di Pike rappresenta Dio, ovvero l'uomo, figura geometrica simbolica dell'unione del divino con l'umano. La base è Osiride, principio maschile, divino. La perpendicolare è Iside, principio femminile, umano. L'ipotenusa è Horus, il prodotto dei due, Dio uomo, il Dio uomo della massoneria. E secondo loro Pitagora lo riprese dagli egiziani. Se voi vedete questo modo di pensare, vedrete la somiglianza fortissima col pensiero di Giordano Bruno. Allora passiamo, abbiamo già fatto varie anticipazioni tra massoneria e Kabbalah. Un nome di Dio vale l'altro? Sì e no. Da un lato sì, perché tutte le religioni esoteriche sono delle volgarizzazioni imperfette e deficienti della tradizione primitiva, che solo l'iniziato conosce. Ma in un altro senso, come vi ho spiegato, il nome perduto è Geova, che i massoni, come gli ebrei, non possono pronunciare. Allora gli sono stati sostituiti dei nomi per nascondere il nome Geova, che è quello più occulto. E siamo stupiti di vedere i nomi scelti. Yah, che è il dio del sole siriano, On, dio del sole egizio, e Baal, dio del fuoco caldeo, che corrisponde pure a Mitra o Apollo. Quindi cosa c'entri Yahvé della Bibbia con Baal, che era il suo nemico, lo capiscono solo in massoneria. Ma Yahvé non vuol dire colui che è, come pensiamo noi, ignoranti, ma deve essere letto cabalisticamente, e allora vorrebbe dire lui lei, ovvero sì, ancora una volta, la divinità ermafrodita. Fondamento del nostro dogma e dei nostri misteri è questo: Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina come lui. Il Dio della Kabbalah poi è una struttura che non c'entra niente con l'Antico Testamento. Secondo loro tutto viene dall'En o Ein Sof, cioè l'infinito nulla o il nulla infinito. Siccome infinito, che era anche la grande idea di Giordano Bruno, è espresso con la negazione, non finito, perché l'uomo ha difficoltà a esprimere il perfetto e siamo noi imperfetti, per la Kabbalah invece Dio è il nulla. Non è la perfezione assoluta, come impariamo nel catechismo da bambini, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, ma è l'assoluta imperfezione, del tutto inconoscibile, senza pensiero, senza volontà, senza alcuna determinazione. Questo nulla, che è già un'assurdità, per poter dar luogo al creato, cosa deve fare? Contrarsi, lo zinzum, come dicono i cabalisti, cioè limitarsi. Ed è solamente limitandosi che Dio entra nel reale. E allora qui abbiamo il frutto di quello che viene da questa limitazione, autolimitazione del nulla, che diventa quindi qualcosa. Che cosa? La natura. La natura emanata dal nulla, da un nulla infinito, da cui emana la natura, che nel suo insieme è l'Adamo superiore, il macrocosmo. Questa natura è costituita e va avanti a coppie di Sefirot, cioè nella gnosi si direbbe di eoni, e in ebraico al plurale Sefirot. Sono praticamente dei demiurghi
oppure delle divinità intermedie che vengono da una causa prima che non è una causa in realtà, per via di emanazione e non di creazione. E ognuna di queste coppie è sessuata, una è maschile e l'altra è femminile, ed è tramite l'unione del maschile e del femminile che vengono altre coppie di Sefirot. Questa è l'idea fondamentale della Kabbalah, e il dio della Kabbalah, come viene spiegato molto bene nel libro di Preuss e anche in quello di Giantulli, è né più né meno che il dio della massoneria. Come vedete, Dio e natura, Spinoza non diceva poi qualcosa di diverso in fondo, è sostanzialmente l'uomo e Dio. Shaak, Israel Shaak, un ebreo che di storia ebraica e giudaismo ha inteso i tre millenni, lui non è cristiano, eccetera, alla pagina 70 e 71 spiega molto bene come funzioni ancora oggi tutto questo sistema di Sefirot, tutte mediante l'unione tra il principio maschile e femminile, e come secondo il pio credente ebreo ancora di oggi bisogna naturalmente nel microcosmo ripetere e riflettere ciò che avviene nel macrocosmo e nella divinità. E spiega anche, lo dice proprio lui qui, come i sacrifici debbano essere offerti non solo a questa divinità panteistica, ma a Satana stesso. Bisogna offrire dei sacrifici per propiziarsi Satana. Lui lo dice, in una di queste adempienze rituali, il credente adora Dio col promuovere la divina unione del figlio e della figlia, cioè di due di queste coppie, mentre nell'altra adora Satana, a cui piacciono tanto le preghiere e i rituali ebraici, che quando vede che sono offerti a lui, smette di perseguitare la divina figlia. In realtà, i cabalisti credono che alcuni dei sacrifici che venivano bruciati nel Tempio fossero destinati proprio a Satana. Per esempio i 70 torelli che si sacrificavano durante i 7 giorni della festa dei tabernacoli erano presumibilmente offerti a Satana, nella sua capacità di dominatore di tutti i gentili, per tenerlo occupato e impedirgli di interferire nelle celebrazioni dell'ottavo giorno, quando i sacrifici erano offerti a Dio. Meno male, almeno un giorno erano offerti a Dio. Allora vediamo un po' che cosa dice Pike di questo Yahweh. Questo Yahweh in realtà non ha niente a che vedere né con il Yahweh biblico, io sono colui che è, né col Dio cristiano, è qualcosa di diverso, è qualcosa di non personale, è qualcosa che si coincide con la natura, ma è anche qualcosa di più inquietante. Vediamo che cosa dice Pike, ancora qualche momento perché questo è troppo interessante da dire. Quindi alla pagina 165 qui di Preuss dice, allora qui è Preuss che scrive: ma in Jehovah, letto cabalisticamente, ovvero sia al contrario, troviamo per gli iniziati anche di più. E se non avessimo avuto le esplicite parole del fratello Pike, fedeli alla nostra pratica di affermare solo ciò che possiamo provare, avremmo evitato anche il riferimento a tutto ciò, perché i nostri lettori avrebbero dubitato delle nostre parole. Che cosa è ciò che troviamo nel nome Jehovah rovesciato? Se Yahweh è solo un'altra lettura della parola, troviamo Satana. Adesso abbiamo la citazione di Pike. Il vero nome di Satana, dicono i cabalisti, è quello di Yahweh rovesciato, perché Satana non è un dio nero, ma la negazione di Dio. Il demonio è la personificazione dell'ateismo o dell'idolatria. Per gli iniziati non si tratta di una persona, ma di una forza creata per il bene, ma che può servire al male, non è che fa sempre il male. È lo strumento della libertà o del libero arbitrio. Gli iniziati rappresentano questa forza che presiede alla generazione fisica, che è tutto il loro culto, attenzione, sotto la forma mitologica è dotata di corna del dio Pan.
Da questo deriva il capro del Sabba, fratello dell'antico serpente, il portatore di luce o fosforos, di cui i poeti hanno fatto il falso Lucifero della leggenda. E ancora, sempre Pike, egli dice: Adamo, qui torniamo al fatto che Adamo è il tetragramma umano, e quindi Adamo è il Dio umano, per così dire, e questa è la loro incarnazione. E questo Adamo, spiega ancora il continuatore del dizionario della massoneria di Mackey, presso gli ebrei il fuoco dell'amore che brucia a sud è un altare per ardere. Sui monumenti egizi nei loro templi la pelle dell'uomo è dipinta di rosso, l'Adamo Kadmon è l'uomo rosso, e quella della donna di giallo. L'uomo, il nome dell'uomo in ebraico significa rosso, perché l'immagine del fuoco è l'amore, esso è il legame universale degli esseri da cuore a cuore. L'uomo, al principio maschile, simbolizzato dal fuoco ardente, era rappresentato dal rosso. Il principio femminile, identificato con l'idea della luce e della fiamma, dal colore giallo e dalla terra chiara. La luce del fuoco, la parte femminile della bellezza divina, la Venere egiziana, si chiamava Hathor, che significava la casa di Horus. Abbiamo già visto che Horus è un membro della triade massonica. E persino del serpente Pike fa l'elogio, spingendo al culto orfico del serpente, rivalutandolo, ma qui insomma non c'è più tempo, se sbaglio. Quindi questa è in realtà, se non tutta, almeno una buona parte della dottrina massonica, e vi assicuro che leggendolo si è impressionati dal fatto che essi effettivamente questo esprimono, e un po' ovunque esprimono queste cose. Poi naturalmente hanno un'attività esteriore. Questa attività esteriore si fa nelle leggi, ed è un'attività esteriore che è un'attività di morte, e vogliono la distruzione della famiglia, vogliono con l'aborto l'omicidio dei bambini, con l'eutanasia l'omicidio degli adulti. Adesso in Belgio anche i bambini già nati possono essere uccisi, non hanno volontà, quindi possono essere soppressi, eccetera. Tutto questo noi ne discutiamo politicamente, con l'uso della ragione, eccetera, eccetera, ma dietro che cosa c'è? C'è praticamente un culto di morte che non può essere definito altro che in realtà satanico. Naturalmente loro diranno: Satana non esiste. Anche Crowley, che era tutt'altro che sprovveduto, massone iniziato, ma lui sempre fuori dalle massonerie regolari, frequentando, non l'ha fondato lui, facendo parte del Lordo Templi Orienti, il famoso Otto, che ha avuto personaggi importantissimi tra di loro, personaggi molto noti, anche grandi scrittori, eccetera. Ma noi vediamo nel canone della messa gnostica, perché anche lui, come gli altri, fanno i vescovi, i preti, eccetera, la messa gnostica, ha messo tutti i personaggi che vi ho citato e molti di più. Se andate a vedere la lista nel canone della messa gnostica, abbiamo tutti questi personaggi a cui lui si considera come ispirato. Lui si faceva chiamare, come sapete, la gran bestia 666, si dilettava di crocefiggere dei rospi che rappresentavano Cristo in riti magici, ma nello stesso tempo si proclamava ateo, sì, ma nello stesso tempo però era ispirato da un angelo che gli diceva tutto quello che doveva fare, doveva dire, eccetera. Allora, chi sono queste forze? Erano quelle che evocava John Dee, a cui lui si rifà esplicitamente. Ma dobbiamo spaventarci di queste cose? Quando il governo italiano, del cavalier Benito Mussolini, seppe che questo Crowley era a Cefalù, fece praticamente una sola cosa: i carabinieri andarono a prenderlo e lo arrestarono e lo rispedirono in Inghilterra, da dove veniva. Lui fece dei riti magici per far morire tutte queste persone, ma non ci riuscì e ritornò a casa sua. Questo per dire che cosa? Per dire che dietro a tutte queste cose c'è il nulla. C'è il nulla.
nel libro che ho scritto su Cristina Campo, L'ambiguità della tradizione, sapete, era molto vicina a un famoso esoterista, Elémir Zola, e verso la fine della vita questa donna che si era avvicinata alla vera fede, vedendo Zola che invece era tutto immerso nei suoi scritti, nei suoi scritti e nelle sue letture esoteriche, gli disse che cos'era tutto ciò, in realtà era il nulla, effettivamente il nulla. Quello che attrae, che ci ha tenuti anche noi inchiodati per un'ora e mezzo, che cos'è? È l'occulto, è il rituale, è la potenza che sono riusciti a acquisire, è una dottrina astrusa che si diletta dell'ebraico e del greco. Allora dici, però, che persone intelligenti. È che quando entrano avrei potuto portarvi, perché quel Giantulli, che è uno dei più grandi studiosi della massoneria dei nostri tempi, ha lasciato il suo archivio a varie persone, poi alla fine è arrivato a noi, per cui potrei portarvi i Cappucci, i Grembiulini, eccetera eccetera, che lui aveva ricevuto da massoni che lasciavano la loggia e tornavano alla fede, ma in realtà dietro tutto questo noi vediamo una liturgia, noi vediamo eccetera eccetera, dietro tutto questo che cosa c'è? Ancora una volta il nulla, purtroppo un nulla che sta mettendo nel nulla la nostra civiltà, un nulla che facendo scomparire la fede e che combatte il sovrannaturale nelle anime, questo purtroppo è vero. Allora io vorrei riuscire un giorno a inchiodare per un'ora e mezzo, non a parlare di queste cose, ma a parlare della grazia, a parlare del sovrannaturale, tutto quello che è negato dalla massoneria. Se voi quindi volete coerentemente combattere la massoneria, bisogna farlo non solamente dicendo è antinazionale, dicendo è un pericolo per lo Stato, dicendo hanno favorito gli americani o gli inglesi o chissà chi, ma dobbiamo capire che si tratta di un pensiero unico, di un modo di vedere unico, che è ripugnante, che è contrario alla ragione, che è persino ridicolo. Non vi ho citato alcune inezie di questi cabalisti, ma veramente bisogna trattenersi dal ridere, che non è degno di una persona ragionevole. Aveva ragione quel massone dicendo: i liberi pensatori non sono affatto liberi e neppure pensatori. Di cronaca, se vogliamo chiamarla così. Recentemente ho visto, Francesco, che stanno passando, stanno a livello giuridico, dei diritti sessuali, nel senso che presto verranno istituzionalizzati questi diritti. Le segnalo questo per il discorso che faceva prima, nel senso che la massoneria entra nel nostro quotidiano. E uno di questi esempi, a mio avviso, che è lampante, è il concetto di libertà, dove nelle società tradizionali la libertà veniva vista come un mezzo per arrivare al bene, mentre invece con la logica massonica viene vista come un fine la libertà. E fai quello che vuoi, e questa è la legge Crowley, evidentemente, esatto. Che lo riprendeva dalla Belè. Tutta questa, la libertà alla droga, la libertà sessuale, tutte le libertà sono in una piena logica massonica. Questo per darvi l'idea di quanto lo spirito massonico abbia attecchito e sia capillare nella nostra società. Con questo passerei alle domande, eventualmente, quindi. Presto rompete il ghiaccio. Scusi, Don Francesco, che siano innocui. Che sia? Che siano innocui, tutt'altro. Innocui. Cioè, innocui, purtroppo. Allora, quando si parla del nulla, dietro quel nulla c'è invece. Non sono innocui e l'abbiamo sotto i nostri occhi. Perfetto. No, però, ecco. Alcuni pensano che i massoni sia una cosa sorpassata, una cosa ridicola, o una riunione di gente attardata che non conta nulla. Quel poco che abbiamo visto lì ci mostra invece che chi è Raffi, con tutto il rispetto, è un avvocato di provincia, con tutto il rispetto, no? Per gli avvocati e per la provincia, e lì è ricevuto da personaggi importantissimi, che sono poi quelli che decidono della nostra vita, purtroppo, e quindi no, sono potenti e potentissimi, anche se non onnipotenti.
E quindi dobbiamo guardarcene bene, se no non starei qui a perdere tempo a metterlo in guardia. No, oltre al fatto che va detto che questi signori commettono delle atrocità, e quando lei citava l'aborto e anche oltre, sono rituali, nel senso che non è mistero che loro, soprattutto con i bambini, si dilettano nell'ucciderli, nei loro figli. Adesso qui bisogna censurarsi, perché sennò magari qualcuno ci fa una denuncia, però certamente è un aspetto, è uscito un articolo di uno scrittore che non è particolarmente mio amico, ma che sembra ben documentato, su certi ambienti attorno a Hillary Clinton, che lascia pensare a cose piuttosto... Su questa cosa c'era anche l'eutanasia, c'era la pubblicità svizzera di quella che praticava l'eutanasia con un pentacolo. E poi bisogna anche dire che per esempio non solo vogliono dare la libertà di agire in questo modo a chi lo vuol fare, ma anche si sta facendo sempre più pressante il divieto di opporsi. Per esempio è in discussione, già votato dalla Camera in Francia, da un governo che è chiaramente pieno di massoni e che esplicitamente, anche Manuel Valls eccetera, lo dichiara di questa vicinanza, più che vicinanza, hanno votato il divieto, cioè che sarebbe un reato penale se qualcuno tenta di dissuadere, anche con maniere del tutto gentili, cortesi, come deve essere, una donna da abortire, perché viene considerato intralcio alla legge e quindi sarai passibile di condanna e di persecuzione legale. Quindi la massoneria, che in Francia all'inizio del Novecento confiscò tutti i beni della Chiesa, anche le chiese, le cattedrali, i seminari, eccetera, e espulse tutti i religiosi, furono cacciati via dalla Francia, continua con la medesima mentalità. Però è anche più pericoloso quelli che invece si presentano nostri amici, perché ormai in tanti anni che mi occupo di massoneria mi accorgo che più ne parlo male e più vengono dei massoni a dirmi: ma tu sei bravo lo stesso. Per riuscire a scrollarseli di dosso e a bisticciarci è veramente faticoso, perché sono fatti così, e quindi la tecnica dell'infiltrazione è praticata, è pericolosa tanto quanto lo scontro diretto, ecco, lo scontro diretto perché ti possono far male, e l'infiltrazione perché ti possono far peggio. Basta, siete... È una domanda sola, ho sentito dire che Dante Alighieri era un Rosa Croce, è vero o non è vero? Anche non ha scritto un libro su questo tema, e sono molti i temi, quindi chi dice che si è ispirato a dottrine islamiche, c'è i fedeli d'amore come una cosa più o meno esoterica, quindi Dante esoterico è un tema ben noto. Al contrario, Benedetto XV scrisse tutta un'enciclica per magnificare Dante come cattolico. Ora, naturalmente, conoscendo l'amore per Dante del nostro Fabio e anche il nome stesso dell'associazione che ci riceve, credo che, come spesso capita, la verità non è un compromesso, ma la verità ha molti aspetti, i quali tutti devono essere presi in considerazione. Sostanzialmente Dante era cattolico, basta leggere quello che ha scritto, aveva dei punti di dottrina politica in cui non lo era, infatti la monarchia è stato messo all'indice, per esempio, e poi ci possono essere, signor Benigni, parlando dei fedeli d'amore, eccetera, un po' una specie di terzo ordine, ma non era assolutamente né un massone, che non esistevano, né un esoterista, come invece sostengono molti autori. Penso proprio di no, era un cattolico. Un'altra domanda era: i templari con i massoni, che intreccio c'era? I massoni pretendono, almeno a partire dal cavaliere Ramsay, un personaggio molto bizzarro, un protestante che andò in Francia, che diventò il segretario del vescovo Fenelon, che divenne, anzi, il biografo di Fenelon, che divenne un intimo di una falsa mistica pietista, quindi eretica, e nello stesso tempo che lanciò lui i gradi
templari nella massoneria, nei primi tre gradi ne vennero tutta una strage di altri gradi che si fondavano sul mito templare. Allora, c'è chi dice i massoni vengono dai templari, in realtà è praticamente certo di no, i massoni non vengono dai templari, però è vero che i templari originariamente buoni si sono corrotti, secondariamente i massoni a partire dal Cavalier di Ramsay, non prima, hanno trovato nel templarismo un simbolo da seguire, con la tesi della vendetta contro il Papa e il Re che li hanno condannati, eccetera, eccetera, e se non tutti, al 99% di chi inneggia i templari, segue i templari oggi, è vicino alla massoneria, è uno dei segni, beh, sono in genere dei ciarlatani, sempre con rispetto parlando, erano i finti templari che fanno ridere, ma c'è comunque un'assonanza, una simpatia per ambienti di quel genere. Nel 76 la rivista Panorama, poi ripresa nel 78 da Pecorelli, pubblicò le famose liste della Gran Loggia Massa Vaticana. Io vorrei sapere effettivamente, al di là del discorso dell'attendibilità delle iniziazioni di questi preti o prelati, quanto sia effettivamente infiltrata nella chiesa modernista la massoneria? Se ci sono delle prove. Allora, qui ci sarebbe da fare tutta una conferenza, evidentemente da fare tutta una conferenza. Ora, una cosa la lista Pecorelli, col numero DOP, la Gran Loggia Vaticana. Pecorelli era massone anche lui. Pecorelli conosceva comunque degli antimassoni, come Don Putti, direttore sì, sì, no, no. La tesi di Don Putti è che nella lista di Pecorelli c'è del vero e del falso, come in tanti documenti massonici di quel genere. Del vero, perché lui essendo massone li conosceva da dentro, del falso perché hanno mischiato le cose e inquinato le cose. Quindi la lista Pecorelli è interessantissima, dopo più che lo hanno ammazzato, non si sa se per quello o no, non posso dire in pubblico chi lui da vivo indicava come colui che l'avrebbe ucciso, così disse Don Putti, però ecco, di questo non lo dico perché siamo in pubblico e registrati pure, quindi non vorrei mai, no, una denuncia da lui, no, perché è morto, ma insomma c'è sempre qualcuno, gli eredi, conoscenti, eccetera. Quanto all'infiltrazione, l'infiltrazione c'è sempre stata e naturalmente però è sempre stata messa a sotto controllo della Chiesa nel passato. C'è due cose, ci sono delle calunnie massoniche che dicono tale Papa, tale Re è massone, e questo serve per gettare il discredito, l'hanno detto di Benedetto XIV che li condannò, l'hanno detto di Pio IX che li condannò, quindi sono calunnie. Poi ci sono delle volte in cui degli antimassoni dicono quello è massone per discreditare il nemico religioso politico, e anche questo non va bene. E poi ci sono quelli che sono massoni davvero. Il problema è di saperlo, siccome la massoneria è segreta, ci sono degli indizi per Tizio, Caio, Semproni, per avere le prove bisogna avere i documenti. E i documenti sono i piedilista massonici. Poi ci sono quelli che sono nell'orecchio del maestro e li conosce solo lui. Allora, i piedilisti massonici per averli bisogna chiudere le logge e confiscare i documenti, che di tanto in tanto viene fatto da qualche governo che provvidenzialmente è una buona idea, ma non capita spesso. Allora, quando capita è la divina provvidenza. Quello che si può dire però è che la dottrina che viene ormai diffusa ovunque, io ho fatto cenno di Benamozeg eccetera, ma questo Riccardi, oltre che ministro dello Stato, è ormai una delle persone che guida di più la politica ecclesiastica modernista oggi, quindi che l'attuale insegnamento sia un insegnamento sostanzialmente massonico è un'evidenza, che ci sia stato un dialogo tra la massoneria e i rappresentanti del clero è storia, fin dagli anni 20, i gesuiti, Bertolotti eccetera, no, con, eccetera, Innitzer, arcivescovo di Vienna, poi König, di cui Fabiani dice che era massone, ne dà credo le prove, ma
che era un cardinale, eccetera, si giunse sotto Paolo VI ad accettare, cardinal Sepper della Congregazione Antonina della Fede, la possibilità in certi casi di essere affiliati alla massoneria e essere cattolici. La scomunica alla massoneria è stata soppressa col nuovo codice, quindi Giovanni Paolo II. Quelle sono evidenze. La cremazione, che ormai è diffusa ovunque, che è un rito voluto dalla massoneria. Avrei potuto parlare, per esempio, di società che non sono massoniche, ma sono controllate dalla massoneria, o fondate dalla massoneria, o ispirate dalla massoneria. Una situazione che non solo è fondata e ispirata, ma controllata al 100% dalla massoneria, è la società per la cremazione. Chiunque sia cremato o si faccia cremare, paga la massoneria e fa un rito massonico. Ora, chi promise la liberalizzazione della cremazione fu il nunzio a Parigi, Roncalli, lo promise al suo amico il barone Marsodon, un personaggio importantissimo della massoneria francese, questo è pubblico, non è mai stato smentito, e chi concesse questo fu Montini, che poi per esempio Ortolani, che era il vice di Gelli, fosse il braccio destro di Lercaro, cardinale arcivescovo di Bologna, autore della riforma liturgica, è cosa così nota che se andate qui a Bologna c'è il monumento a Lercaro come dono del cavaliere Umberto Ortolani. È anche storico, perché tutti gli autori lo dicono, che ci fu prima del conclave, credo che resse Paolo VI, una riunione fatta da Ortolani, eccetera. Che Gelli frequentasse Paolo VI e che fosse mischiato con lo Ior, Marcinque e compagnia bella è noto a tutti, tutte queste cose sono note a tutti, quindi sia dal punto di vista della cronaca spicciola sia dal punto di vista purtroppo delle infiltrazioni eretiche presso i modernisti, d'altronde anche il modernismo del Novecento aveva molte parti occultiste e filomassoniche ben note, basti pensare a Fogazzaro che era uno spiritista, eccetera, ci fanno vedere come anche lì la massoneria sta facendo il suo lavoro cercando di minare, di distruggere la Chiesa dal di dentro. E certi concetti, ad esempio, non so, come la libertà religiosa, la dignità dell'uomo. E questi sono i pilastri della politica massonica, per i profani, no? Quindi la libertà di culto, la libertà di coscienza, la libertà di religione, la laicità dello Stato. Qui vi dovrei leggere l'enciclica di Leone XIII, Humanum Genus, e vi consiglio di leggerla. Dopo aver spiegato che la dottrina della massoneria è essenzialmente il naturalismo, e poi dopo fa l'elenco delle iniziative legislative della massoneria, dei principi politici della massoneria. Quindi la laicità dello Stato, la separazione tra Stato e Chiesa, la riforma della famiglia col matrimonio civile e il divorzio, vedesse adesso con un'omosessualità dilagante, eccetera. E tra l'altro l'ultimo grado dell'Ordo Templi Orientis arriva lì, sì, perché non c'è solo i due principi, ma ce n'è un principio che va in cortocircuito, eccetera eccetera. Quindi tutti questi principi, che sono i principi ormai a fondamento della nostra Costituzione e di tutte le Costituzioni, dignità dell'uomo, beh, c'è la loggia famosa Droit de l'Homme, che è una delle più attive da questo punto di vista, e la dichiarazione dei diritti dell'uomo è tipicamente massonica ed è tipicamente anche repressiva, perché alla fine viene detto i diritti dell'uomo garantiti da questa dichiarazione non devono essere dati a chi è contro i diritti dell'uomo, quindi noi non abbiamo diritto ai diritti dell'uomo. Quindi tutto questo sono i capisaldi dell'azione politica massonica, però è un'azione politica massonica esoterica per noi al di fuori, che è una logica conseguenza delle idee massoniche, perché se tutte le religioni sono solamente una versione, tra l'altro deformata, di una rivelazione primitiva che conservano pure solo loro, e che in fondo il naturalismo, è ovvio che
E se la tolleranza è il principio fondamentale della loggia massonica, per cui la loggia massonica si costituisce come riunione di persone, come si direbbe oggi, di ogni credo, non di ogni sesso, perché la loggia è solo maschile, ma adesso, c'è, adesso qualcuno un po' liberale, ci sono le stelline d'Italia, le stelle d'Italia, femminile, eccetera, normalmente è solo maschile, comunque di ogni razza, di ogni credo, di ogni paese. La massoneria è cosmopolita per principio, cioè i passaporti massonici lì che ti permettono di girare nelle logge, non con la mia foto però, è cosmopolita naturalmente ed è interreligiosa per definizione. Lo Stato che deve essere a sua immagine e somiglianza non può essere che tollerante, liberale, laico, questo è evidente. A tutti quelli sono punti che nelle nostre costituzioni non possono essere toccate, ma neppure nel Concilio Vaticano II. E quando fu fatto il concordato in Italia, sotto Craxi, e fu dichiarato che la soppressione della religione cattolica come religione di Stato era dovuta a cosa? E che nel frattempo, dal 29 ora, c'era stata la Costituzione Repubblicana e il Concilio Vaticano II, e quindi lo Stato deve essere laico, per forza. E questo è un principio prettamente massonico. Io volevo chiedere, secondo lei verrà lo scisma nella Chiesa? Allora, se io avessi la palla di vetro, no? Lo scisma di fatto esiste di già, nel senso che i battezzati ormai non hanno più tra di loro quasi niente in comune. Questo, se invece per scisma fa allusione ai cardinali che hanno rimproverato Bergoglio per Amoris Laetitia, allora la cosa sta scaldando i motori, uno se lo augura non perché lo scisma sia una cosa buona, un peccato contro la carità ecclesiale, se lo augura perché potrebbe essere l'inizio di una presa di coscienza e di si può andare avanti così, ma purtroppo questi quattro cardinali hanno totalmente assorbito gli errori modernisti al 100%, tranne su quel punto lì. Quindi dovrebbero prima comprendere che il punto in cui siamo arrivati è la conseguenza di errori precedenti che hanno già fatto propri, e quindi dovrebbero opporre, fare un'opposizione veramente cattolica e non zoppicante come la fanno. Quindi è un discorso molto lungo che poi esula dal nostro tema di questa sera, però ve staremo a vedere. Ma non potrebbe essere che magari qualcuno tollera queste cose pur di non, per paura di prendere una scelta molto grossa, come potrebbe essere? Ah, su questo è possibilissimo, io dovrei chiedere a ognuno di loro il perché fanno certe cose, ma credo che in buona parte essi stessi hanno ormai assorbito in profondità le idee moderniste. Il fatto è che, come si sa, gli incendiari da giovani diventano pompieri da vecchi, e quindi i rivoluzionari da giovani sono poi sorpassati dalla rivoluzione e diventano dei frenatori, ma se uno non ritorna integralmente a quello che è la dottrina della Chiesa Cattolica è un'opposizione inefficace proprio perché parziale e addirittura ingannatrice. Perché la persona dice, allora seguiamo la destra che ci protegge, ma è una destra che è già sinistra, capite, se possiamo usare queste categorie, no? Per cui è molto spesso, poi i giornali, ma anche il sistema ti presenta sempre degli oppositori al sistema che fanno parte del sistema, e chi è antisistema si schiera con l'oppositore non rendendosi conto che in questo modo diventa una parte del sistema stesso. Questo capita in politica come in religione. Per dimostrare che sono veramente contro il sistema, in questo caso contro l'eresia, dovrebbero professare totalmente la fede cattolica, come quando San Remigio battezzò il barbaro Clodoveo, gli disse: maestà, a partire da oggi, dal tuo battesimo, brucia ciò che hai adorato e adora ciò che hai bruciato. E questa è una conversione seria, ma se uno continua a adorare quello che adorava prima e poi anche qualcosa di nuovo, non va bene, cioè non puoi avere tutte e due i piedi in due scarpe. Quindi
una reazione va bene, ma bisogna stare attenti che la reazione consciamente o inconsciamente non sia gestita da chi comanda. Ho fatto un comunicato del nostro istituto che riguardava un fatto molto particolare, un piccolo blog, una riunione vicino a qui, eccetera eccetera, che si chiamava gestire l'opposizione, e poi spiegavo, adesso mi autocito, ma io conosco me stesso, spiegavo come si fa a gestire una opposizione. Puoi bastonarla, ti metti in prigione, perseguiti eccetera eccetera, li induci alla fame, oppure puoi infiltrarla, o puoi allettarla, no? Io ti prometto che se tu vieni da me diventi cardinale, vescovo, parroco, prete, ministro, sottosegretario, eccetera. Oppure, terzo modo, che è il più furbo, creo un'opposizione fatta dal governo e do i miei uomini come capi dell'opposizione, gestire l'opposizione. Quindi se noi, per esempio, i tradizionalisti cattolici, un brutto termine, ma è quello che è, ci troviamo adesso come gente che tutti leggono, che tutti seguono, persone che fino a ieri erano modernisti scatenati, posso credere alla grazia di Dio che si convertono, ma qualche sospetto ce l'ho. Se poi loro fanno opposizione ma a metà e criticano gli estremisti che si oppongono troppo, che erano quelli che erano sempre fatta, mentre loro sono arrivati ieri, sospetto ancora di più. Per dire, se una tizia è stata per 20 anni uno dei personaggi più importanti del dialogo con il giudaismo e adesso mi dirige a un sito in cui parla male del concilio, degli ebrei, eccetera eccetera, e non mi smentisce quello che ha scritto prima, anzi lo tiene in rete ancora, io qualche sospetto ce l'ho. E lei? Ecco, allora dice, ma magari lei gli attribuisce un'intenzione di infiltrazione che non è vero. Peggio ancora, perché ci sono due personaggi pericolosi, il cattivo e lo sciocco. Tra il cattivo e lo sciocco, diceva Cipolla, il più pericoloso è lo sciocco, perché il cattivo fa il male quando gli conviene, lo sciocco lo fa sempre, evidentemente. Quindi, se tu sei stato messo lì per gestire l'opposizione e non te ne accorgi neanche, è peggio ancora. Se te ne accorgi, agirai con una logica, invece se no fai solo danni. Quindi bisogna stare attenti anche lì. Io non dico che i quattro cardinali siano destinati a un disastro, e prego e spero che la cosa si sviluppi in maniera tale che la Divina Provvidenza possa fare anche da una pietra un figlio d'Abramo, e possa trasformare qualcuno, che questo possa essere un lumicino per una reazione doverosa. Però invito alla prudenza, perché ci manca ancora che adesso i cattolici vanno dietro al cardinale Barco, non so che dicono la messa nuova e che accettano la libertà religiosa, eccetera eccetera, perché i giornali mi hanno detto lui a destra e quell'altro a sinistra. Attenzione, perché l'imbroglio è sempre quello lì, in politica come in religione. L'ultima domanda: hanno sostituito i diritti della persona con i diritti dell'uomo, c'è una sostanziale differenza tra questi due diritti? Allora, i diritti dell'uomo sono legati anche ai desideri dell'uomo, e mentre i diritti della persona riguardano la sfera dell'istruzione, della scuola, della salute. Quindi hanno confuso volutamente i diritti dell'uomo con i diritti della persona. Se si intende in questo modo può benissimo essere sì, però anche la persona, sa, la persona filosoficamente si dice è indefinibile, perché è un individuo, e l'individuo è ineffabile, nel senso che sono io, ci sono solo io, non c'è nessuno come me. Mentre invece l'uomo, pur essendo un'astrazione, indica una natura, quindi mi potrebbe portare alla natura umana, e io potrei vedere, inteso in senso giusto, la natura umana a che cosa ha diritto veramente, a che cosa non ce l'ha. Allora, in questo senso, si potrebbe tornare ai diritti, al diritto naturale, che è perfettamente corretto e riconosciuto dalla filosofia e dalla teologia, che è un diritto divino che si trova nella natura delle cose, nella realtà oggettiva, che è, diciamo, si impone molto di più che la persona soggettiva, che naturalmente può
può essere fare un po' quello che vorrebbe, comunque anche il diritto delle persone certamente se sono veri diritti. Noi abbiamo però naturalmente un enorme bisogno di doveri, perché ogni diritto corrisponde a un dovere e prima dobbiamo vedere i nostri doveri, che sono poi un altro modo di esprimere i nostri diritti. Un'ultima domanda. C'era il nostro amico lì? Allora, ognuno di noi uscendo da questa sala qua dovrebbe poi avere un po' una strategia da seguire, no? Quindi qual è l'arma per combattere questa minaccia onnipresente e onnipotente? Quindi, a mio avviso, condurre una vita esemplare, con riferimento ai tradizionali che ovviamente sposiamo con la comunità militante. Quindi, oltre a quello, come arma efficace, che cosa ci può essere? Come ha detto il nostro Fabio con una cosa delle due guerre sante, che è musulmano, ma va bene lo stesso. Non ha detto jihad. Anche i crociati che sono... Sì, certo, ma il principio è quello lì, è giusto. Però, da un punto di vista personale è impossibile voler restaurare l'ordine nella società, famiglia, Stato, eccetera, se non siamo capaci di restaurare l'ordine dentro di noi. Se la massoneria è essenzialmente naturalismo, vuole spegnere in noi la vita sovrannaturale. Noi abbiamo una vita sovrannaturale e divina, non quella che dice la massoneria, tu sei Dio, ma quella che dice Cristo, tu puoi diventare figlio di Dio e partecipare della natura divina mediante la fede, che è sovrannaturale, mediante i sacramenti, vivendo in grazia di Dio e non in peccato mortale. Cioè, ma questo parla da prete, per forza sono un prete. E poi per giunta è pure vero. non solo che sono prete, ma quello che dico è vero. Non perché lo dico io. Invece da un punto di vista, e questo è il fondamento, ma da un punto di vista politico e sociale, qui c'è il nostro buon Fabio, evidentemente, dice siamo un gruppo, eccetera, andiamo avanti con il nostro progetto e quello stiamo cercando di fare. Ce ne sono altre realtà di altri generi che devono fare la stessa cosa, associarsi è proprio della natura umana, perché l'uomo è un uomo, è un animale politico, fatto per vivere in società, quindi qualcosa di naturale la società, dalla principale, la prima, che è la famiglia, che è naturale. Allora vuol dire avere una famiglia non come la vogliono i massoni. I massoni hanno voluto il divorzio e io no. I massoni hanno avuto il matrimonio laico civile e io no, lo voglio dire. I massoni hanno voluto e tutte queste cose qui, noi siamo contro. E vivo con mia moglie e i miei figli, eccetera, li educo cristianamente, perché un'altra delle cose che i massoni hanno voluto è la scuola laica, che in pratica l'insegnante è il sacerdote laico della Repubblica Massonica. È il sacerdote laico, in Francia si concepisce così, sacerdote laico della Repubblica Massonica. E ci sono le lezioni di virtù repubblicane, di diritti dell'uomo, eccetera, ma credo anche da noi, eccetera. Infine, a livello politico, allora io sono un sacerdote, quindi non mi occupo direttamente di politica, ma per esempio è da 11 anni che a Modena diamo seminari di formazione sulla dottrina della legalità sociale di Cristo. La massoneria vuole lo Stato laico, vuole quindi detronizzare Cristo, non riconoscere Cristo come re. E dobbiamo avere un'azione politica che parta da questo principio, la regalità di Cristo. Non c'è partito politico, credo, forse ci sarà qualcuno piccolino, che difenda la regalità di Cristo. Sarebbe già un primo passo. Poi come concretamente fa sta cosa, se facciamo con i volantini, se facciamo le conferenze, se facciamo con altri sistemi persuasivi, eccetera, e questo è un altro discorso che non dipende a me spiegare, dovete vedere voi. Posso fare l'ultima? Va bene, concesso. Ci può brevemente illustrare l'operato antimassonico di Gianturli, dato che l'ha citato diffusamente, dato che probabilmente custodisce il suo archivio e la sua biblioteca? Dovrei saperne di più, purtroppo so veramente poco. Su Gianturli, Florido Gianturli, c'è una breve memoria quando morì su Cristianità, che era il giornale, che è ancora il giornale di Alleanza Cattolica. A questo proposito c'è un articolo su Sodalizium che si intitola Alleanza Massonica, si tratta della stessa. Si sono fatti mangiare anche loro. Gianturli è morto, credo mi sembra nel 74, di questo genere, era gesuita, ahimè, ma comunque insomma un sacerdote cattolico di tutto rispetto, e che ha svolto una vita studiando e combattendo la massoneria. Abbiamo il suo archivio,
non solo di libri ma di documenti massoni. Per esempio, quando moriva un massone, lui acquistava dalla famiglia tutto il materiale, e quindi abbiamo degli archivi spaventosi in questa materia qui. Mandava i suoi amici, quando c'era una riunione massonica, fotografava tutte le targhe, lo posso dire tanto ormai è morto, fotografava le targhe eccetera eccetera per vedere chi erano, ha uno schedario che non finisce più. E poi naturalmente non si limitava a questo, ma cercava di vedere qual era veramente il fondamento dell'ideologia massonica, del pensiero massonico, e era riconosciuto anche dai suoi avversari, soprattutto non solo i massoni che lo calunniano, ma quei preti che cominciavano a collaborare con i massoni. Per esempio, quel gran maestro di cui ho parlato prima, il Gamberini, è stato quello che ha collaborato, mettendo il commento al Vangelo di Giovanni, alla Bibbia concordata, cattolica, protestante e massonica, fatta assieme. Vedete un po', quando già c'erano tutti questi colloqui, anche però i traditori riconoscevano che Giantulli era un vero esperto di massoneria. E l'archivio, come ho detto, è finito da noi, e quindi non è a disposizione di tutti, ma a disposizione di studiosi seri e di buona dottrina che vogliono approfittarne per scrivere cose serie e fatte bene sulla massoneria, perché purtroppo sulla massoneria ci sono anche un mucchio di fanfaluche. Ci sono massoni protestanti che ne approfittano di dire massoneria cattolica, che è una pagliacciata dalla storia che voi vedete. Ci sono quelli che vedono chissà quali gruppi misteriosi senza nessuna prova. Chi va alla ricerca, quello è massone, quell'altro è massone, finiscono che sono massoni pure loro. Cioè, un po' di serietà nel campo non manca. E allora a questo proposito ricordo la grande truffa di Leo Taxil, un piccolo massone che dichiarò la sua conversione e che svelava i misteri della loggia. E praticamente la massoneria era satanismo, lui e un altro, ma Bataille, che addirittura diceva che nelle logge c'era un coccodrillo che era Satana, che suonava il piano. E un mucchio di scemi che ci credevano, non tutti evidentemente, e poi alla fine disse era tutta una burla per far vedere che i cattolici sono dei creduloni. E quindi adesso i massoni, tutte le volte che tu dici ma c'è il diavolo dietro, ah, tu credi alle cose di Leo Tassì, che lì è un caso classico di infiltrazione. C'è chi dice che si è convertito davvero e poi, ma no, a mio parere è un caso classico di infiltrazione, sparando la grossa fa credere che sia falso ciò che è vero. Perché quando Pike scrive quello che scrive di Satana, per esempio, o gli altri, questo è vero. Che invece nella loggia il diavolo prenda la forma di un coccodrillo e suoni il piano, questa è una baggianata, evidentemente. Loro ti vogliono far credere la baggianata per squalificare l'antimassonismo e dire sono dei deficienti. Purtroppo ce ne sono tanti. Devo dire che il numero di deficienti nell'antimassonismo è inferiore solo ai deficienti che sono nelle logge. Ma se no sono veramente tanti. Perché non è gente, se c'è gente che non è seria, purtroppo ci squalifica chi invece cerca con serietà di studiare la massoneria per combattere. Bene, ringrazio. Con rispetto per i deficienti.